dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Livio, di ovvio. Questo mostro! Porco Livio sì! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Anche se non si vede perché non si dice. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Fangulo a Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo a Livio.
Bella. Ciao, come state? Come state, ragazzi? Spero tutto bene in questa giornata un po' brutta. Uggiosa. Sì. Uggiosa. Buonasera. Oggi è il Judgment Day Day. Sì. Già il... Il Day Judgment Day. Il J-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 
secondi. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Cioè, quante ce le... Manna, ma a contare le live, quante volte sono già partite quando io ci sto? Secondo me... Beh, tipo 3 volte a settimana. Ma che... Ma poi vediamo settimana, sì? Quanto... Vediamo, sì, mo le conto. Mo guardo, sì, guardo i VOD e vediamo se questa settimana sono arrivato 3 volte. Mattia ha fatto... già iniziata la live. Mattia ha fatto la recensione in un minuto, circa intanto, circa la recensione del mio amico Mattia. Bravo ragazzo. Va bene, va bene, mi piace ci stare. Bravo così. Mattia. È un nostro, ormai è un nostro cavallo di battaglia. Sì. Matioski. Grande Matioski. Sto preparando argomenti contro le recensioni di Dragon Ball Vegeta, te lo smonto. Azz. Bravo Zori. Porco bella, mio, bella schiamata. Sono... No, no, adesso sì. Attiva le clip sui VOD. No, adesso, no? Ci, adesso ci sono. Non si possono fare? Prova mo. Perché ieri ho rischiacciato il tasto di pubblicazione automatica dei VOD. Mi sa di sì che si può. Prova mo. Prova a farlo mo. Poi bene, fammi Melta. Sapere. Allora, vediamo un bravo, po'. Bravo, Zori. Super Mario si sta qui. Okay, Super perfetto. Mario. Lì ho ascoltato l'opening 2 di Tokyo Revengers. È più bella della prima. No, non l'ho ascoltata, l'ascolterò. Zore, da quando ha messo l'immagine di Maggi è entrato in villain mode su Livio. Sì, infatti, boh. No, cioè... ma sta cosa qui è da un po' che... Ma non è difficile andare in villain mode su Livio, cioè. In realtà questa cosa è inerente. Cioè, capito, sei un pecoraro, cioè. Il live sì, mi fa clippare, i VOD no. Ma credo non si possa fare? No, certo che si può fare. Ah, non lo sapevo. Come è possibile questa cosa? C'è colpa di Livio. Qualche strana impostazione. Stranissima sta cosa. Devo controllare, ma non credo ci sia un'impostazione. Puoi clippare dal vivo. Puoi clippare. Molto strano. Vabbè, prova a clippare tu. No? Cioè, mo quando finiamo la live, vai un attimo a vedere. Ci vuole, ci provo subito. Dai, intanto dite le vostre cazzatine. Le nostre cazzatine. Vai, Maggi, com'è andata la giornata? Bene? Ma devo dire che stanno trapanando di meno. Finirà. Si stanno allontanando. Ma cazzo, adesso cominciano a lavorare di sabato e domenica perché sono in ritardo. Però hanno detto che lavorano con garbo. Con garbo. Perché la signora... No, beh, durante il fine settimana non possono fare rumori. Quindi non so, oggi, okay, domani vedrò. Vabbè. È vero, dice, beh, è davvero imbarazzante. Si è verificato un errore. Aggiorna lo streaming e riprova oppure contattaci. Ma è un problema di Twitch. Ce ne penso dei grossi. Segnala problema, mo segnalo il problema. Ripeto, ma io non c'ho. Riprova a farlo e poi in caso segnala problema. È che è lungo 40 segnala problema.
Che palle, dimmi te se devo mandare il ticket, perché se... vabbè, lo faccio dopo. Troppo lungo. Voleva solo segnalare un problema lì. Sì, è apparsa la scheda, nome, cognome, codice fiscale, nome da nubile di tua nonna. Sì, vabbè, dopo. Livio. Ovunque funziona. No, infatti dopo controllo, dimmi. Ma provare ad impostare il bot Dino per avvisare della live? Ma guarda che su Telegram, il Dino Bot è quello, è quel Power Ranger da seconda generazione. Ma, Dino. Dino Bot. Ma su Telegram appare quando inizia live? Cioè, se intendi su Telegram, non so su cosa altro ti deve informare se inizia live. Bello il Dino Bot. Dino è il bot di Discord. Ah, il bot di Discord. Dimitri, vabbè, io non lo so fare. Ci sta su Telegram, pure su Discord. Vabbè, è buono, cioè, nel senso, c'è ragione. Più lo spammiamo, meglio, va bene, per carità. Ma mi sa che su Discord già c'è qualcuno qualcosa. Qualcuno è in grado, metta il dinosauro bot su Discord. No, vabbè. Però quando diventano il Megazord lo voglio così vedere. Così. Lo sai? Ah, lo sai che rifanno il film di Power Rangers? Ma con gli attori della prima stagione. E che tutti in carta pecorini. Gli attori della prima stagione c'erano 50 anni. Sì, più o meno. Bello. L'unico problema è che una è morta. No, due sono morti e una si è rifiutata. E quindi scusa, con chi lo fanno? Infatti non ho capito. Nel senso, alcuni non ci saranno. Kimberly non c'è. Usano la seconda Kimberly, che però è giovane. Cioè, ora se no 40 anni. Una pischelletta. Ma guarda che torna. Oh, non è che torna il Power Ranger blu. Tu ricordi il primo Power Ranger blu? No, ma che si ricorda? C'ha tipo 55 anni. Mi ricordo adesso che è blu. Poi il tizio non me lo ricordo sinceramente. Schifo, circa, prima no, bellissimo. Non Carta Pecorito, c'ha cioè più di 50 anni, bellissimo, io lo vedrò sicuramente. Sì, lei sì, Davide, ma si è suicidato pure lui, attore famoso, quello che ha fatto... Beh, non fate mai gli attori di Power Ranger, cioè un destino macabro vi attende. No, ma perché purtroppo sai che c'è, quando tu diventi famoso per sta cosa... Poi rimani, cioè non tu fai una cosa nella vita. Il Power Ranger. Il Power Ranger. Sai quanti attori, ma secondo te... Sì, ma il Power Ranger, no, dai, la metà del tempo sta coperto da... No, lui li ha fatti molti, cioè lui ha fatto più serie. Compare pure nei film. Dici che è così incastonato nella mente delle persone? No, non è quello, poi non lavori lui più. Lui diventa famoso, e poi non lavori, poi, soldi, sì, poi guarda Mekulai Culkin. Non te chiama Mekulai Culkin da quando ha compiuto... 13 anni, chi sei più inculato come quello? No, lì c'è un'altra storia. Beh, ma lui comunque... No, guarda che è lui che si è ritirato. Sì, l'hanno cominciato più a chiamarmi. No, fidati, vabbè, lui che si è ritirato. Vabbè. Guarda pure coso, Comunque sia, può succedere. Come si chiama? Lui non voleva fare l'attore. È il padre che l'ha costretto a fare l'attore. Lui si è ribellato a sta cosa, ma per questo che poi è diventato un mezzo tossico. No, lui infatti, Dimitri, sì, quello che poi diventa il Ranger Bianco. E lui quello si è suicidato. Ma poi sai quanti casi ti posso fare? Contrappali. Vabbè, no, mi hai detto un premio Oscar. No, contrappali. Ma che deve fare? Gettate l'hanno reso Big Ben Theory. Ma che stai scherzando? Vabbè, perché coso invece? Vabbè, vuoi un altro esempio? Non mi ricordo come si chiama. È tipo Harry Potter. È l'attore che fa. La rottura che fa Leonard. Sì, Ron di Harry Potter. Ecco, uno che si è saputo. E che io dicevo sempre che quello era un bravo attore. Che è Ryan di O.C., che è McKenzie lì, Brian McKenzie. Vabbè, ha fatto Gotham. Cioè, lui era proprio forte e io invece vedevo gli altri, tipo Seth Cohen che faceva tutti i filmetti. Ma Megulai, ma o Marissa che andavano in Elijah, giro. Elijah Wood qualche film l'ha fatto. No, secondo me è bravo. Secondo me è un altro, bravo attore. Ma un altro che non ha avuto più una carriera è stato coso. Come cazzo, non mi ricordo il nome. È Luke Skywalker. Lì sei già più un'icona. Pure lei, pure lei attrice. No, non è vero. Lei ha fatto Blues Brothers. Ha sì, fatto. Vabbè, un ruolo piccolo. Ma non c'è. Cioè, quando tu sei famoso per una cosa e la fai per tanto tempo, poi sei. Purtroppo sei quella. E nel caso di Power Ranger, finisce dopo anni. Tutta quanta quella che è l'esplosione del franchise. Non sono cura più nessuno. Te magari non lavori più. Non reggi mentalmente botta e. Dai, può stare. Sì. Comunque vorrei farci una live su Culkin. Su Mekulai? Bravo. Mekulai? Mekulai? Certo. Come si chiama lui? Non si pronuncia Mekulai. Come si pronuncia? Prego.
Non lo so, ma non si pronuncia Mekulay Culkin. Come si pronuncia? Te come si pronuncia, uno, ragazzi? Eh beh, te lo scrivono in chat, capisci tu, perché se tu sei... Mekulay Culkin. Mekulay Culkin. Mekulay? Boh, non lo so, vediamo. Bravo, che non lo sa. Ma glielo chiederemo martedì a Ocelot. Ah, è vero, è vero. Martedì pomeriggio, ragazzi, ospite Ocelot. Forte, sì, c'è martedì. Giapponese, greco antico, lui. Perché non so chi è andato a riferirgli che siamo stati dei pavidi a parlare di lui. E lui ha fatto, vabbè, sono pavidi, non mi invitano. Noi siamo sempre no, beh, lui, no, lui diciamo in quel caso l'ha fatto a mo' di provocazione. Sì, sì. Ma no, ma invece no. In realtà pensava, no, invece no, noi siamo aperti a tutto. Però lui può solo il pomeriggio. No, ma non è che... Cioè, lui che pot- nabbo. No, non è quello, potrebbe che pure... Nabbo. Che nabbo. Vabbè, che vuol dire, pure, vabbè, pure, c'ha, pure, c'ha cosa, pure Mattia, sì, pure Mattia non te ci viene una certa ora. Che nabbo. Che nabbo, questa gente va a dormire perché a mezzanotte. Si stava, non c'è gente... Le persone... Perché c'è babba a casa? Ma no, ma non è solo ma quello, ma anche gente che durante la mattina c'ha da fare. No. Sì, vabbè, però in generale, la maggior parte delle volte c'ho mamma a casa che dorme. E quindi si fa parlare così. Se non mi sente, vabbè, cioè, sono, cioè, noi abbiamo la vecchia di fianco, cioè, beh, ognuno c'ha... Però non è a livello del non posso fare la live. Ma non è che lui non può fare la live, Oso. Preferisce di no, perché se scala la mezzanotte non la papà si sveglia. Cioè a Sdrumox gli vengono a Sdrumox, infatti non è colpa sua. La cosa è, vabbè, capito, vivi in una società, cioè succedono questi problemi. Non è un'idea tipo YouTube del 2010. Famo sto cazzo di linkino che voglio parlare del film. YouTube del 2010 oggi con i bambini che fanno oggi video c'è un linkino fighissimo, l'ho cambiato al volo. Bravo capitano, se ci sei, bravo capitano, ho mandato un linkino fighissimo, vai, prego. Fighissimo, parliamone. Ah, ma c'è proprio in il video. Giappone, sì. McDonald's ha annunciato この世の全てを手に入れた男、海賊王、ゴールドロジャー。彼の一言は食欲をかきたてた。今年のタツタが。わべ。Penaglia. Ah, ma sai una cosa? Stoppa un attimo. Mi ha dato il copyright strike solo per le immagini di Boa. Mortacci loro! Come hanno fatto a capirlo? Beh, sì, dai, si può capire. Cioè, ma hai preso. Hai mutato. No, perché effettivamente non era un'immagine, era una parte del video. Effettivamente, cioè... ci può stare che te l'abbiano. Le macchine si stanno evolvendo. Non lo puoi pubblicare. Vabbè, l'ho messo a tagliare. Ah, ok. Ma era impubblicabile? No, soltanto immonetizzabile. Ah, ok. Senza ma volume, guarda che... solo immonetizzabile. Boa. Boa spigne. Vabbè. Sommo ha già detto che andrà in Giappone a provarlo. Bravo, Sommo. Okay. Fammi vedere la pubblicità. Cioè, deve andare in Giappone. Pensa te, Sommo va in Giappone per provare il McDonald's. Donald, che poi che cosa cambia? Maggi, cioè... pensa che roba. Carino. Perché ti danno scaglie di rufi. Ti danno. No, ma magari c'è il One Piece nel panino, eh. Sì, vedi, in Giappone McDonald's ha annunciato la collaborazione con One Piece. In un tweet del fast food si vede come protagonista Goldie Roger, che invita gli utenti a trovare ciò che è stato appena nascosto da qualche parte in questo mondo. Pensa che è tutto un piano di Oda. Subo va per cercare il One Piece, E poi nel manga a un certo punto vedi che Rufy trova alla fine Goldie Roger, ride perché stava a mangiare il panino del McDonald's. Vedi, loro c'hanno sta cosa che è una cosa carina, che secondo me vince una puttanata, però vabbè. Invece noi abbiamo il tatuaggio di Fedez del Crispy McBacon. Sì. Vedi le differenze. Dipende di marketing. La scelta di marketing. No, che in Italia culturalmente gliene frega un cazzo a nessuno ancora di One Piece. È per un pubblico. Beh, insomma. No, noi siamo un popolo dei vecchi. Sicuro. Ah, no, vabbè, certo. Over 40. Ovviamente c'ha più Fedez appeal i vecchi. Però insomma, Fedez il tatuaggio. No, infatti, non per la cosa non so spiegami i vecchi. Un vecchio e si tatua la cosa il Crispy McBacon. La cosa è che secondo noi i nostri giovani sono molto più verso la cosa del reppettaro rispetto a quella dei One Piece. Cioè, ah, vabbè, quello sì. Che altro dice? Fammi vedere, gira. Dal 19 aprile per un periodo limitato, Merconi. Guardali che carini tutti col paninozzo.
Saranno disponibili diversi panini della linea Chicken Tatsuta, cotolette di pollo fritte racchiuse all'interno di diversi condimenti sia per pane che di riso. In uno dei video promozionali ovviamente c'è anche Sanji, il cuoco della ciurma. E vabbè, giusto. Non è figa pubblicità. Carino. Il menù sarà abbinato a delle shaka shaka potato butter. Beh, questo sembra interessante. E al McFlotta lo Yugo Arbone confezione per colore e motivi richiami il mare. Ok. I doppiatori originali della serie hanno anche prestato la propria voce per promuovere la partnership. Vai con l'ultimo. Non è la prima volta che McDonald's lega ad un marchio anime manga. L'anno scorso c'è stata una collaborazione con Lupin III e l'anno prima con Demon Slayer. Bello. Per quanto riguarda i gadget, non hanno ancora annunciato in cosa consisteranno. Ok. Maggi, lo vuoi trovare il One Piece? Non nel panino del McDonald's. Perché no? Cioè, lo compri senza mangiarlo. Lo magna Livio Merconi. Va bene, lo trovi il One Piece? Andiamo a trovare il One Piece, facciamo una gara con Sommo Buddha? Esatto. Sì, voglio fare la gara con Sommo Buddha. Però secondo me perdiamo. Va bene. Allora ragazzi, si comincia. No, aspetta. Ce n'è un altro. Stanno due. Altri due. Ma questo è veloce. Vai. E lo spin-off che t'avevo detto, il pinguino ha fatto centro. Pinguino, il film The Batman, c'è lo spin-off con Colin Farrell che torna a fare il pinguino. È uno spin-off proprio inerente al film, c'è il teaser, il trailer, credo. Ma tra l'altro l'avano, cioè insomma si sapeva che sarebbe successa sta cosa. HBO Max. Che ti avevo detto? HBO Max, ragazzi, HBO Max, guarda come si spamma HBO Max. Ormai... È il futuro, no, Magic. Magic. Bentornato, Magic. Mi spiace non riuscire a passare in live più spesso questo periodo, ma l'appuntamento mensile per la sub non si perde. Grazie. Grazie mille. Merconi, Madonna Santa. Madonna Santa, bravo, hai premuto. Cercarlo su YouTube era troppo difficile. Ma arriva lì, su. Detto. Bellissimo. Cioè, a me piace un sacco. Ma tutto è incentrato sul pinguino. A me piace una cosa l'Andor, secondo me. Cioè, non ti aspetta Batman. Forse introducono qualche nuovo cattivo. Bello, tipo magari un Harvey Dent. Però tipo prima che diventa due facce, immagino. Ma è... diciamo è... Sì, una cosa tipo i Soprano. Esatto. Cioè, una cosa un potrebbe po' alla essere Padrino. Molto bello come molto brutto. No, secondo me sarà molto bello. Vabbè, ma che ne sai? Secondo me sarà molto bello. Vabbè, sì, grazie. Grazie. 777. Gang. Bravo, quello che avrebbe dovuto fare la Marvel con Kingpin, sono d'accordo. Ha omesso come sub goal, Maggi dedica una poesia al Pippega. Mi piace. Bella. Vabbè, vai all'ultimo che è un link bellissimo. Comunque sia, secondo me il mood è perfetto, il mondo di Batman è perfetto per fare una cosa del genere. Ed è un po' una rivisitazione soft fantasy delle serie TV sulla mafia che sono andate per tanto tempo. Mi piace molto. Poi la musica sotto mi piace, no? Io sono molto positivo su questa cosa. Merconi, questo è per te. No, sì. No. Bello, questo è bellissimo, non l'hanno mandato. Non pensavo che Capitano potesse mandarmi una cosa così figa. Capitano. Non mi aspettavo, bravo Capitano. Pensa a quello che hai gli creato, chiedono Maggio. I suoi pronomi. Hai capito? E lui ride. Ragazzino cacciato dal torneo di Pokémon. È offensivo, non devi ridere. Questo è, vabbè, magari lo dice perché ho ma visto che esatto. Cacciato al torneo di Pokémon per una risata di troppo. Una risata problematica perché indirizzata verso quell'ideologia che è vietato criticare. Quanto accaduto al povero Makani Tran, un ragazzetto americano come tanti, che si è visto squalificare da un torneo di gioco di carte collezionabili di Pokémon per aver riso di un giudice di gara che gli aveva chiesto i suoi pronomi. No, è squalificato. Nei paesi anglosassoni non si va da nessuna parte senza prima dichiarare con quali pronomi si vuole essere appellati, maschile, femminile, neutro. Esistono anche pronomi inventati. Ma bambino, ma che qua? Vabbè, allora secondo me però qua noi ci manca un po' di contesto sociale. Cioè noi qua non siamo abituati, quindi per noi sarebbe normale ridere se uno ti chiede però magari invece esatto, sicuramente la storia è andata esattamente così, no? Ma infatti pure secondo me ci manca contesto, cioè. Ma magari lui poi magari ha preso il giudice estremamente zelante che voleva punirne uno per educarli tutti, però non lo so.
No, sì, è non questo lo so. Il concetto, perché gli hanno, vedi, ma, infatti... ma il ragazzino lo sapeva a che cosa si riferiva, cioè qual era il concetto no, dietro. No, ha detto che no, hanno detto che lo fanno sempre. No, ma non è quello, cioè, ma non è, attenzione, perché non è, ma non so se lo spiega dopo perché non l'ho letto. Magari lui, ma non è che lui si è messo a ridere e ha fatto che gli hanno fatto, come ti devo chiamare? Lui diceva tipo mi così. Così. Squalificato. Ma la cosa particolare, magari lo dice dopo, è che lui era tipo il campione in carica. Ah. Mentre stavamo dirigendo verso l'area di gioco, il giudice ci ha chiesto i nostri pronomi. Io ho detto boh, he, his, oh, eh? E si è messo io a fare una, ha fatto tipo una risata. E mi sono fermato cercando di portare il terzo pronome. Mentre stavo lì in piedi, mi sentivo stupido cercando di portare il terzo pronome. Mi sono sentito imbarazzato perché non riuscivo a pensare ad una parola talmente semplice. A caso il mio imbarazzo, ho fatto una piccola risata, solo una normale risatina nervosa. La mia risposta è stata dunque e si è messo raccontato. Il giudice gli avrebbe chiesto un momento in opera lumi e lui e il suo compagno Alex, quello là. Tran ha ammesso di aver ancora riso una volta alla fine della sua risposta, sempre a causa del nervosismo. Il giudice avrebbe risposto: quindi va bene, volevo solo controllare per sicurezza e i miei sono dei dem, quindi non fare lo stronzo. Madonna, cattivo. Al termine della partita è stato affrontato al capo degli arbitri, che gli ha chiesto esattamente cosa avesse detto all'arbitro precedente. Tran ha spiegato la sua risposta ammettendo che il nervosismo lo aveva portato a ridere. A questo punto l'atmosfera si è fatta pesante. Il giudice capo mi ha detto che gli dispiaceva, ma che ero stato squalificato per aver violato le policy dei Pokémon. Ma quali policy dei al punto non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Il giudice non stava semplicemente ascoltando come gli avevo appena detto. La quantità di frustrazione che ho provato e provo ancora è semplicemente folle. Non sono mai stato trattato in modo così incredibilmente ingiusto per qualcosa che non ho nemmeno fatto. Nessuno importava di ascoltare quella che era la versione dei fatti dello scienze. Il giudice ha detto che sarebbe, che sebbene credesse le mie buone intenzioni, alla fine qualcuno si era sentito offeso e turbato dalla risata. Questo è l'unico aspetto che ci ha pesato la decisione. No, non hai capito, Macchi. Il giudice gli ha detto lui, sì, il soprannome è Daydem, quindi non deve ridere su queste cose perché per lui è una cosa seria. Esatto. Ha trovato il giudice stronzo di turno. Non è stronzo, no, ha trovato il giudice sensibile a quell'argomento e si è sentito preso per il culo dal ragazzino. Poi non lo saprei, non lo sappiamo se il ragazzino vuole prendere per il culo apposta questa situazione o però meno. Però ti posso dire che ma tu che ne sai, ma tu ragazzino ma, cosa, tu esatto, non ci sei lì, ma ok? Tu sei, ma sai. No, ma tu guarda il contesto, cioè di fronte ragazzino di 16-17 anni. Vabbè, oh, 16 anni, ma oh, ma 16 anni, ma mica so degli non gnomi sappiamo, da giardini, magari ne ha 12. No, non lo so, però cioè, ma è 16 giovane. Anni, ragazzino di 16 anni, che è, ragazzi, 16 anni. Ma fino. Ho capito, ragazzi, cioè, ma nel senso ti rendi conto che in quel momento magari lui ha commesso una sciocchezza, devi addirittura rovinargli il torneo ad un ragazzino di 16 anni perché preso in un momento anche di... cioè te lo dice, va, scusa, gli fai, guarda, gli fa, lo prendi, va, scusa, prima che cominciamo, per me è una cosa importante, non ride. Allora, secondo me a 16 anni può essere scemo quanto te pare, se fai un evento ufficiale la tua scemaggine non è ammessa, cioè nel senso io a 16 anni facevi tornei e non andavo a piantare agli arbitri, perché se sei scemo a casa tua. Ma poi c'è la foto, c'è la foto, senso, vai su, non è che, non lo dice, a casa tua. Si vede sopra. Se fa un evento lui. Ufficiale. È questo comunque, è questo qui dalla foto. Quanti anni c'è? Non lo so, ma secondo me c'era di meno di 16. Ma a maggior ragione, cioè ha commesso una piccola ingenuità. Cioè addirittura lo devi squalificare dal torneo? No, allora, io sulla squalifica del torneo sono d'accordo, che mi sembra un po', cioè se è come è stato detto, perché poi non lo sai, non ci sei, non sai come è andata la cosa, però se è come è stato detto è esagerato. Poi bisogna vedere se c'è del passato, se questo tizio è solito fare dell'ironia su questa cosa perché magari la trova stupida. E aggiungici il fatto che hai trovato il giudice sensibile direttamente a quella cosa, cioè è come se tu vai lì, fai una battuta, cioè non è una battuta, però magari qualcosa di inerente al razzismo, al giudice sensibile, col giudice nero. Il giudice nero rosica di più che se lo fai col giudice bianco, ovviamente, perché è direttamente preso in causa. Okay? No, ma io quello che ti dico è che io capisco la tua sensibilità, però tu in quel momento sei un pubblico ufficiale. È come quando l'arbitro decide le partite per manie di protagonismo,
che sente magari quella parolina sibillata di troppo e decide di buttarti fuori. Cioè, quanto vuoi essere protagonista in no, quel sì, mondo? Però tu te dovresti sta zitto. Cioè, ti parte dal presupposto e te devi sta zitto. Va bene, però in un caso, nel caso del pallone... Poi se trovi l'arbitro severo, sei inculato. Ma però la differenza sta nel fatto che lì c'è comunque una persona relativamente matura, poi dipende, perché comunque una persona grande d'età che comunque sta al mondo da un po' di tempo. Qui stiamo parlando di un ragazzo minorenne che magari molto probabilmente... E cioè, se tu poi ti rendi conto che lui lì sta facendo una risata nervosa, ma sai quante persone hanno la risata nervosa perché non ti prendono per il culo alla Joker del film, cioè perché è isterica, è un riflesso condizionato, non lo fa apposta. Devi avere magari no, aspetta, non è solo la risata, lui ha provato a fare la battuta. No, non ha provato a sì, fare la battuta. Eh sì, perché quello gli ha chiesto con quale pronome vuoi essere chiamato. E lui gli ha fatto boh, è uguale, e non gli veniva al telefono. Quindi di base voleva fare la battuta lui. Ma non sono d'accordo, perché, è certo perché se alla scuola, se a me mi chiedono con che pronome vuoi essere chiamato, e io rispondo, qual è il corrispettivo di quello che sta dicendo lui, e rispondi con la risposta. Non c'è nessuna... ma lui non sapeva che rispondere. No. Non sai che rispondere? Qua ti chiedo con quale pronome vuoi essere chiamato e non sai che rispondere. Perché perché dice che lo fanno ai tornei. Perché sempre. Nella lingua inglese gli chiedi, che ne so, boh, him, gli ha fatto una cosa così. Tutti i pronomi al maschile sapeva qual era il terzo e fa tutti i pronomi al maschile. Non sapeva qual era il terzo perché voleva fare la battuta questa è una tua illazione, no, la battuta. Lui gli ha chiesto con quale pronome vuoi essere chiamato, tu gli rispondi con un pronome, con tre. No, non è vero, perché tu devi rispondere. Non è vero. Gli ha detto R, vai giù. No, non gli ha detto R, gli ha detto Is. Vai giù. No, gli ha detto Is. Eccolo là. Sì, sì. Vai. No, e poi lui giù gli dice esatto, dice him. E quale sarebbe stato il terzo? Vai giù, him o is. Cioè tu gli ha detto tutti i tre pronomi. Ma is già l'aveva detto sopra. Ma perché non sapeva che rispondergli? Non sapeva che rispondere, boh, che ne so, him R, cioè. È come dire che in italiano come ti devo chiamare? Boh, io, me, medesimo, una cosa del genere. Che ne so, boh. Vabbè, io, comunque, a me se mi chiedono tre pronomi con cui voglio essere chiamato, non so. Tre pronomi, non mica so tre pronomi. Sì, in inglese sicuramente tre cose, sono due. Lì non saprei che rispondere. No, allora, in inglese ne devi dire due sicuramente, perché è they, them, in base alle coniugazioni verbali, quindi she, her... E quindi he, him, due li devi dire sicuri. Secondamente lui si è sbagliato perché pensava, boh, ne devo di un altro, un tema. Che cazzo ne so, ma sto qua a giocare a carte a Pokémon. Ma che cazzo ne so. Allora, se questa cosa è la prima volta che succede, ci può stare. L'inizio dell'articolo però è diverso. Cioè, lui dice che nei paesi anglosassoni non si può andare da nessuna parte senza chiedergli con quale pronome vuoi essere chiamato. Quindi... Ma questo ha partecipato a tornei prima, ma è ragazzino, ma te che ne sai? Cioè, secondo me, io posso. Ma c'è il campione in carica, che cazzo dici? No, era il campione in quel momento di quel torneo. Cosa ha vinto 5 partite. Ma dove sta scritto che era il campione in carica? C'è stato scritto. No, l'ho detto io perché era il campione in carica in quel momento. Cioè, perché non c'è scritto. Campione perché in carica, ma come parli? Che era il primo del non so, c'era una classifica. Guarda, era il primo. Partiamo male, Belia. Stai perdendo era colpi. Era in testa la classifica. Aveva tipo vinto 5. Aveva 5. Stava a vincere. Il campione in carica del torneo. Era il campione in carica. Però... Prima hai detto che stava a vincere 5 partite. Se fosse scritto, non era cosa ha detto lui. Ma scusa, lui sta leggendo l'articolo. Io sento quello che dice scritto. Lui. È perché no. L'ha detto lui. Vabbè. Sta leggendo. Ma che ne so che si inventa le cose mentre legge. L'abbiamo letto tutto. L'ha letto Maggi. Ma tu non leggi che se lui aggiunge cose. Se legge Maggi, ascolto Maggi. Ma dove sei? Sei scemo. C'è la cosa davanti, leggi. E là che serve Maggi. Siamo tutti zitti. Io scrivo cacca bomba. Siamo tutti zitti. Era stiamo tutti zitti e leggiamo. Era campione che leggi. Era campione era campione in carica, nel senso che in quel momento aveva tipo vinto 4-5 partite. Allora, cioè stava vincendo in quel senso. Primo, ok, hai detto una cosa sbagliata, ma va bene. Era in testa al torneo. Esatto. Vuol dire che ogni partita il giudice gli ha fatto la stessa domanda. No. Se sta alla quinta partita, alla quinta partita alla finale, gli fa la domanda. Ma non lo sappiamo com'è andata. Sì. Mi sembra strano ma che in una situazione genere è la prima volta che gli viene fatta questa che domanda. Non trovava la cosa, che questa è una cosa che dici dopo che l'hai fatto 5 volte nella stessa giornata. Mi pare ovvio che è stata la prima volta della giornata, quantomeno. No, oppure sta di cazzate ragazzino. No, vabbè, non sia mai. Sia mai che ragazzino sta di cazzate.
queste sono le tue solite assunzioni del cazzo. E le vostre assunzioni sono abbastanza al contrario. Ci abbiamo queste informazioni, non lo sappiamo. No, allora, perché infatti, perché l'articolo è fazioso, perché non riporta le parole del... Mo le vado a cercare, okay, vabbè, perché è palesemente dai, fazioso l'articolo, perché all'inizio dice non si può più fare in dette in Inghilterra. Ma ok, quindi è palesemente fazioso l'articolo, puoi, infatti riporta soltanto quello che gli non interessa. Non puoi ricostruire una cosa se non sai effettivamente quello che è successo soltanto da un articolo. No, infatti, è io è la prima cosa che ho detto. Ho detto, allora, ci manca del contesto. E allora non lo sappiamo. Ok, però se Maggi continua a dire no, allora io gli rispondo. Però stai iniziando a dire, perché sarà non è che per forza così. Chiedo, magari è pure colà, no? Che ne sai? Allora, Giocasta mi ha rotto i coglioni. Io, se voglio discutere tre ore, io discuto i tre ore. Dai, comunque sia, dai, andiamo avanti. Comunque, stai perdendo colpi. Sì, sì, va bene. Vado a cercare. Allora. Ma cosa vai a cercare? Sì, effettivamente era la prima volta in quel torneo che gli hanno chiesto questa cosa. Voglio vedere dai, se troverai se questa informazione. Ma chi se ne frega, dai. No, no, fallo cercare. Dai, ma chi se ne frega. Intanto andiamo avanti. E poi in realtà c'è l'articolo che sta dicendo che l'offesa nasce dal fatto che il bambino ha fatto la seconda risata isterica e il giudice ha rosicato. Quello allora, è sta dicendo l'articolo. Questa è una ricostruzione che lascia il tempo che trova. Cioè, la verità è che il giudice in quella situazione, a tu per tu con quel ragazzino, ha percepito il suo comportamento come offensivo. È una cosa che non possiamo sapere noi, perché non c'eravamo. Lo sanno soltanto loro due, ok? Però se il giudice l'ha percepito offensivo e il giudice decide, t'attacchi al cazzo. Cioè, nel senso, decide l'arbitro, decide il giudice, eccetera, eccetera. Su questo purtroppo, sì, però purtroppo anche è così, ok? Esagerato o no. Ma cioè, visto possiamo... che non ci sei, non lo puoi dire se è esagerato certo. o no. Ok, non lo puoi dire, non lo puoi dire, non lo puoi dire. L'articolo secondo me è palesemente fazioso, perché vuole riportare una sua idea, non quello che è successo. Quindi non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere. Diciamo che secondo me, a meno che non abbia fatto proprio una cosa da stronzo, è comunque molto... Allora, il fatto che l'unica cosa riportata dal giudice è non fare lo stronzo, significa che per il giudice ha fatto lo stronzo. No, l'arbitro, poi c'è stato un giudice a decidere che una terza... L'arbitro è un giudice. No. Perché chi lo ha squalificato dopo è stato il giudice. Maggi, lo sai come si dice arbitro in inglese? C'è scritto lì. Lo sai come si dice arbitro in inglese? Perché loro l'hanno tradotto perché è inglese. È judge. È judge. I tornei li faccio da tutta la vita. Non c'entra un cazzo. Judge, è arrivato il giudice capo. È arrivato il capo degli arbitri. Si chiama capo degli arbitri in italiano. No, vuol dire che judge è arrivata una persona a squalificarlo. No, e perché gli ha detto, nonostante io creda alle tue buone intenzioni, non capisci un cazzo. Perché semplicemente quello che è responsabile è l'arbitro capo, ma quello che gli ha detto non fare lo stronzo è l'arbitro che stava lì. E chi è che lo ha squalificato, però? L'arbitro che gli ha detto non fare lo stronzo, ma o il giudice capo? È l'arbitro che il giudice capo lo ha squalificato. E quindi che cazzo c'entra? Io ho detto non fare lo stronzo, l'ha detto il judge. Sì, ma chi ti squalifica? Il giudice capo, che è ancora più in malafede, perché gli ha fatto c'è scritto gli ha detto, tu sei convinto di questo, infatti gli ha scritto ancora io credo alle tue buone intenzioni. No, quello che gli ha detto lui è che anche se io credo alle tue buone intenzioni, comunque sia, il tuo comportamento ha offeso delle persone e quindi va contro le regole del torneo, ti devo squalificare. Gli ha detto questo, che ti assicuro che non è una cosa assurda in un torneo, ok? A scherma, se tu non fai il saluto prima di iniziare a tirare, tecnicamente l'arbitro ti può squalificare, perché non l'hai salutato. Comunque, il tizio davanti, ok? Volevo dire una cosa, mi sono scordato. Sì, ma cioè che lui si sia comportato in maniera irrispettosa, va bene, ma squalificarlo dal torneo è proprio una delle mosse. Anche perché stiamo parlando di ragazzini, stiamo parlando di bambini piccoli. Allora, cioè, no, maggior ragione con i ragazzini, in teoria, queste sono cose in cui, cioè, sono situazioni che ti insegnano. Cioè, la prossima volta questo, stai tranquillo che non ride in faccia a nessuno, ok? E vuol dire che tu non capisci il contesto della situazione, perché se io, per quanto io possa sentirmi offeso da giudice, capisco che di fronte a me c'ho un bambino piccolo, semmai lo prendo da parte, non squalifico un bambino, magari lo traumatizzo pure con squalificatore. Senti, hai commesso un errore, per favore, e non farlo più perché è una cosa seria. E se un bambino capisce uguale, è stupido, dici guarda, non farlo più, lo va anche in pubblico, fai
guarda, ti do tipo, ti ammonisco. 17, no? Il bambino di 17 anni. Non farlo più. Non so quanti anni già studi. Ma non... un marchio infuocato. Sì, capito. Puzzecchiarlo sul culo e lasciagli il marchio, esatto, squalificato. Marchio di cazzo. Merda. Se c'ha 17 anni, tutta sta manfrina dei bambini. Ma non lo so, guarda in faccia. Guarda in faccia. No, non mi frega niente in faccia. Io non lo so quanti anni c'ha sto tizio. Sembra molto piccolo dalla faccia. Vabbè, però non vuol dire niente. Guarda che io a 16 anni sembravo un neonato, quindi non è che... Io ancora adesso dimostro la metà degli anni che ho. Tra poco. Ma cerca quanta. Vabbè, dai, ma chi sono? Tu parlo, non ti preoccupare. Se ne frega. Allora, Super Mario, it's me, Mario. Allora, eccoci qua. Livia ha 13 anni, no, un po' di più. Dio, cosa ne pensi che ci sta un rimorchiatore su IG che si chiama Sol Livio? Ma chi è cazzo? Chi è qui? Hai preso So Silvia e è diventato Sol Livio. Bello Sol Livio. È tipo Sol Livio. Mi piace. Beh, rimorchierà un sacco. Immagino, Sol Livio. Sì. Beh, gli devo insegnare magari qualcosa a Sol Livio. David, vedi se c'ha la foto. Lo fa di professione. Ma scusa, ma c'ha un canale, cioè, c'è qualche video di Sol Livio. Ecco, vabbè, non da vedere. Ecco chi ha rubato il talento a Livio. Sol Livio. Vabbè, ma è tipo Space Jam. Lui, io sono fuori dai giochi. Lui è un incapace. Perché Sol Livio gli ha rubato il talento. Ha maggior ragione. Siamo andati avanti. No, per farti capire, questa cosa gli è successa in Inghilterra, ma lui è americano. Quindi già ci può stare che in America non sta roba. Allora, non già ti vorrei far notare che stiamo parlando di una persona che fa un torneo internazionale oltreoceano. Quindi prenderlo come un piccolo bambino è proprio una stronzata. Cioè, questo fa tornei internazionali, se deve comportare in un certo modo, non ti comporti in un certo modo. L'arbitro gli dà del culo. A casa, ok? Cioè, devi comportarti come si deve. Ha parlato tantissimo. Sì. Allora. Ha fatto viaggi che lì non ha mai fatto in vita sua. Sì, io non sono mai uscito dall'Europa. I ragazzi, va bene, capito? Stavo a parlare di bambini. Allora, vabbè, che c'entra? Ma perché pare che... C'è gente che ha vinto Olimpiadi a 16 anni e qua stiamo trattando come ragazzini. Io ti pare, Morello, ma che gli dai del tutto e dici non lo devi fare più. Ma che cazzo stai a dire? Fuori dal torneo, ma stiamo parlando di un torneo mondiale, ti devi comportare come ti dicono di comportarti. Comunque, dai, parliamo di Super Mario. Matioski, non mi deludere, che io... Maggi, ti prego. Io ci credo in te. Prego, vieni con noi a Super Mario. Io ci credo in Matioski. Sì, vieni con noi. Ma che vuol dire? Non rimanere all'argomento di prima. Ah, no, io sono multitasking. Finché non trovo... Già ho sentito che l'audio è bassissimo. Super Mario Bros. No, il film, recensione in un minuto. Una pellicola piacevole che regala momenti di buon umore e che punta tutto sui personaggi carismatici, sulla piacevolezza delle ambientazioni, su una computer grafica veramente di ottimo livello. Se siete dei fan del brand videoludico oppure dei bambini di tutte le età, perché l'importante è esserlo dentro, lo adorerete. Se invece non appartenete a questi due target, forse una mattonata sugli Zebedei risulterà più costruttiva. Qui il problema non è l'assenza di trama, perché in realtà c'è, è il tipico cammino dell'eroe, ma le sequenze action si susseguono una dietro l'altra a rotta di collo. Non c'è mai un momento di pausa, un attimo per riflettere su quanto accade, sulla caratterizzazione di qualche personaggio. È un climax continuo, si punta verso l'alto e si arriva alla fine un po' esausti. Forse un maggiore equilibrio a livello di ritmo avrebbe giovato, Cioè, volevi l'introspezione in Super Mario, non ho capito. Allora, questa è una critica che hanno fatto in tanti. Ma che vuol dire? Ma tu vai a vedere Super Mario? No, ma io sono d'accordo. Dire che te vai a vedere il film dei me tantissimo. Contro te e ti aspetti l'introspezione del film dei me contro te. No, ma infatti io voglio iniziare su questo. È un film per bambini? Allora, Io lo volevo trattare alla fine come argomento, però ci sta come intro. Allora, secondo me... Questo film ha una contraddizione intrinseca, purtroppo, ok? Perché fanno un prodotto palesemente per bambini, ma che purtroppo possono capire soltanto delle persone adulte, ok? Mi spiego. Questo film è un citazionismo continuo, ok? C'è un sacco di fanservice che... A me, cioè, non è che è una cosa negativa per forza il fanservice. Cioè, a me è un fanservice che, ad esempio, qua mi è piaciuto. Secondo me c'è un problema. Se tu sei un grande fan di Super Mario, ma proprio che li hai giocati tutti,
questo film neanche lo apprezzi troppo. Perché? Perché capisci tutte le citazioni e vedi luoghi che hai già visto, rivisto, rigiocato e giocato, e non apprezzi quasi la novità. Cioè, stai sempre a guardare, oh, guarda, quello è citato a quello, quello è citato a quell'altro, quello è citato a quell'altro. Tu vai a vedere il film al cinema per vedere la novità di Super Mario? No, aspetta, aspetta, aspetta. Ma è un discorso complicato. No, no. Vabbè, vai, finisci. E l'ho amato. No, per carità, è un mio parere, perché è una cosa che ci ho pensato, no? Cioè, una persona che ha giocato a tutti i videogiochi può essere che apprezza tantissimo, che non gli piace, perché dice, che cavolo, cioè, dammi qualcosa di nuovo, ok? Detto questo, per quanto riguarda la trama, a me non è dispiaciuto. Ho visto molte persone che si sono lamentate del fatto che non c'è questa grande introspezione dei personaggi, che non c'è una cosa, una profondità, che in realtà, ragazzi, sarò io più sensibile. Ultimamente mi reputo molto più sensibile riguardo ai film, alle cose, mi commuovo molto, molto spesso, non so per quale motivo. E ragazzi, a me, ad esempio, l'amicizia tra Luigi e Mario a me è piaciuta tantissimo. Cioè, il pezzo finale a me m'ha quasi commosso. E a me è piaciuto. Cioè, magari non è il capolavoro assoluto, però secondo me è un ottimo prodotto. Ottimo. Cioè, ad avercene. A me è piaciuto tantissimo. Quando gli dice, quando si dice anche solo il ti voglio bene, secondo me è un messaggio che anche i bambini è potentissimo. Perché lo dicono con una genuinità. Resta su di te, non andare sui bambini, resta su di a te. A me è piaciuto tantissimo. Infatti va bene, ma questo io questo lo accetto, perché voglio fare un discorso all'inizio, perché è il discorso a questo punto più su Maggi, perché a me in realtà questo approccio va bene, perché è un film per bambini. Allora, se è un film per bambini e voi vi accorgete che è un film per bambini, vuol dire che non è un film per voi, ok? Perché il bambino non pensa a un film per bambini, ok? Se voi siete il bambino e siete un bambino dentro, voi semplicemente vedete il film e dite fighissimo. Non c'è il pensiero, ma è un film per bambini, che ti aspetti? Cioè, come d'accordo a giustificarlo? Il bambino non giustifica, il bambino gli piace e basta. E basta, ok? Non giustifica gli altri. Vabbè, ma mi piace perché sono un bambino. No, questa è un'idea del cazzo. Devi essere un film per bambini, okay, che strizza, quindi, l'occhio a quelli che sono gli amanti del brand. Quindi, nel momento in cui voi state cercando di giustificare con è un film per bambini, non siete dei bambini, ok? Non siete dei bambini. Che il bambino non la fa, non lo fa questo ragionamento. Se vogliamo dire questo è un film per bambini, io quello che dico, visto che stiamo in un podcast e probabilmente questa cosa serve anche a chi non l'ha visto per decidere se vederlo o meno, non lo andate a vedere se non siete dei bambini. Non lo andate a vedere, io, ok? Perché d'accordo. Se non sei un bambino, no, io sto parlando se lo prendiamo come un film per bambini, io ho capito il concetto, ok? Perché io non vi consiglio di andare a vedere il film dei Teletubbies, ok? Io il film dei Teletubbies non me lo so visto perché so che è un film per bambini. No, ma il ragionamento non me lo vado fila a vedere. E se voi mi chiedete, ma il film delle Teletubbies, faccio, guarda, io non l'ho visto, comunque sia, secondo me o c'hai 13 anni massimo, oppure eviterei, 13 anni già è tanto, 13 anni c'hai i feels forse. Ok? Il ragionamento che fai fila, però c'è una piccola cosa secondo me che viene tralasciata da questo ragionamento. Cioè, io quando vado a vedere un prodotto del genere, so che è per bambini, ok? E io vado con una consapevolezza diversa. Cioè, io vado lì perché voglio tornare bambino. Ok? Io non sono il target di questo film, ok? Dal punto di vista di trama, perché poi dal punto di vista delle citazioni è per me. Esatto, okay? Cioè, è per bambini, ma strizza l'occhio a tutti quelli che sono i fan dell'opera. Però è il tornare bambino. Cioè, è un incipit che devi avere quando vai a vedere questo film, secondo me. Cioè, se io vado a vedere un film, magari, non lo so, della Disney, per dire, tipo Mulan, ok, esempio, cioè non sto fermo a vedere la trama deve essere perfetta, cioè voglio tornare bambino. Ma io voglio proprio bambino arrivare lì, voglio proprio arrivare, bravo, Mulan, perfetto, Mulan torni bambino, Mulan è un film
fatto bene. No, non è sta cagata a livello, di scrittura. No, no, fermi tutti. Mulan, Mulan è un cazzo di film. I bambini si guardano Mulan, sì. Uno più grande si guarda Mulan, sì. Il film funziona. Altro che Super Mario. Super Mario è l'unghia di Mulan. È quella la differenza. Che non è che perché un film ha un target, diciamo, per tutti. Perché poi la verità è che questi film vogliono essere per tutti. Cioè, il bambino gli piace per un motivo. Un quarantenne la... che non ha visto i film. Cioè, se lo fai vedere, beh, Sergio, mazza, che ha, anche che è un ventenne, dice, che non ha mai visto. Carino. A lui la Disney non gli piace, no, perché non l'ha vissuta da piccolo. Lui se va a vedere un film della Disney, non ma gli io piace, non ho capito il paragone. Perché pensa che è una cosa per bambini. Super, tu Super Mario lo vai a vedere perché c'ha tutte perché, citazioni perché il target è lo stesso. Perché il target è lo stesso. La Disney fa i film per lo stesso target su cui lo fa Mario. Ok? Ma i film della Disney non sono così infantili. Non sono così infantili, anche se piacciono ai bambini. Comunque sia, non sono così. Cioè, il Re Leone non è infantile. Il Re Leone è diverso. Cosa? Cioè, il Re Leone piace a tutti. Perché? Il Re Leone, allora, il Re Leone, secondo me, parliamo proprio di un capolavoro assoluto. È meglio no, il Re Leone. Vabbè, no, no, però, no, no, però io voglio che sia chiaro che non è che se un film lo fai per piacere anche ai bambini, deve essere per forza un film di merda. No, ok, no, perché questa è la giustificazione. No, no, perché tutti quanti fanno: vabbè, ma che vuoi? Vuoi l'introspezione dei personaggi? Beh, perché non ci può essere un minimo di introspezione dei personaggi? Perché nel Re Leone non c'è introspezione dei personaggi, in Mulan non c'è introspezione dei personaggi. Attenzione, c'è introspezione dei personaggi. Pure se un film. No. Io parlavo di trama, cioè lui voleva riflessioni acute, cioè, ma che riflessioni acute? Lui ha detto soltanto che se poteva un attimo passare due secondi a pensare ogni tanto invece di fare un piano sequenza continuo di un'azione o l'altra. Chiama i giochi. E poi c'è comunque tutta la parte introspettiva di Luigi, c'è tutta la parte introspettiva di Mario, il rapporto tra i fratelli, c'è la parte di Mario iniziale in cui parlano e viene sempre screditato la sua famiglia, c'è. Cioè, che altro la parte iniziale secondo me è molto bella, forse, cioè, quella della quella inventata di sana pianta della famiglia in cui tutti quanti lo screditano perché dove vai che te sei aperto l'agenzia di traffico da solo, rimani in dostai, non ce la farai mai. Lui che cerca il riscatto sociale, è sempre propositivo nonostante le avversità della vita, lo fa. Magi, cioè tu mi stai dicendo, cioè quella parte è una merda. Ma no, la prima parte secondo me è la più bella. Ma perché è una merda? La prima parte è la più bella. Sì, secondo me è la più bella. Anche perché si esce un po' dal videogioco. Tutta la parte mi sono emozionato. Che è carina, cioè, quella parte. Mi ci sono rivisto. Vabbè, io mi ricordo quando facevo i video su YouTube alle superiori. E la gente mi diceva: ma che cazzo fai? Sei un coglione, ma non vedi che ti metti in ridicolo? E io mi ci sono rivisto, cioè cazzo. No, aspetta, lo spot è piaciuto anche a me. Lo spot è piaciuto anche a me, ma lo spot sono 30 secondi di quei 10 minuti. L'altra cosa carina, perché sei fan, è quando devono superare i lavori. Che è, diciamo, messo a 2D come... Quella è bellissima. Cioè, allora, tecnicamente questo film tecnicamente è superlativo, secondo me. No, no, ma sono d'accordo. Cioè, tecnicamente è fatto molto bene. E io, tra l'altro, ho sentito delle critiche sulle musiche. Invece a me sono piaciute. No, perché, le critiche sono... Perché tu ti dovevi andare a cercare le musiche originali in mezzo a delle musiche che erano nuove, diciamo. E alcune, cioè, già tipo stavo con Elena, molte Elena non le riconosceva, invece io sì, ok, mi piaceva fare quel giochino di andarmi a capire la traccia del gioco originale in mezzo alle altre musiche. Mi è piaciuto, mi sono divertito a fare quella cosa. Okay? Tra l'altro, calcolate anche una cosa, che secondo me questo è il primo film di una serie che faranno. Sì, un okay? Ce lo mettono sicuro. Quindi non ti possono dire troppo. Anche di perché c'è la scena. Non è questione. Però di dire, ecco, tanto, questa qua è una critica che ho sentito anch'io: che i personaggi non sono approfonditi. Ma okay? Perché non è approfondito Mario? Secondo me, in realtà, cioè, non sono iper. Non c'è un'iper introspezione. Però secondo me in realtà questa critica non è vera. Allora, cioè, allora Bowser secondo me non è gestito bene. Parliamone uno per uno. Allora, Bowser è gestito bene. Bowser ha un'ottima idea che poi diventa un po' ridondante. Cioè, praticamente ogni volta che inquadrano Bowser rifà la stessa cosa. Vabbè, ma l'idea alla base è bellissima. La prima volta che l'ho visto ho detto fighissimo. La seconda volta ho detto dai, carino. La terza volta ho detto vabbè, ok, ho capito, la quarta volta ancora, cioè, però l'idea mi è piaciuta e quindi dico, vabbè, alla fine come personaggio funziona, ok? Funziona.
E l'altro, secondo me, il miglior personaggio del film è il fantasmino nichilista. Sì, sì, sì. Cioè, quello è figo, cazzo. Quello è figo. Cioè, c'ha poche battute, funzionano tutte, c'ha una bella idea dietro. Bello, bello. Quello fatto bene. Però, ovviamente, quello è un pezzettino all'interno del film. Invece, il problema sono tutti i personaggi principali. C'è Mario, Luigi e Peach, ragazzi. Luigi che c'è non c'ha niente. È un cagasotto, cosa c'ha? Ma che deve cosa fare? C'ha Luigi? Ma è un cagasotto. Cosa sto guardando? È un cagasotto. Cosa sto guardando? Ho passato un'ora a vedere a schermo Peach, Mario e Luigi. E Luigi è un pauroso. Che non sono niente. Ma come sono? Luigi è pauroso, ti fa vedere che Luigi è pauroso. Un insicuro. Luigi è pauroso. Pauroso anche perché quello lì è il pezzo di città. È bellissimo perché Luigi è pauroso, vai. Mario, no, me, Mario, no, bellissimo, Mario perché la ricerca dell'eroe, no? L'eroe, il riscatto sociale, bello, carino. Bello, 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 bello. E Peach, la rivalsa femminile? Peach no. L'hanno voluta mettere, sì. La bello. Peach mi piace. Bello. Peach secondo me è il più debole dei tre, però mi piace il fatto che... Ma Donkey Kong è figlio cazzone, caruccio, allora, Donkey Kong figlio cazzone. Allora, ma guarda, no, ma infatti le side sono riuscite meglio delle cose principali. Ma non è vero, perché Donkey Kong e Super Mario poi diventano amici tra virgolette, perché entrambe si parlano del fatto che c'hanno delle famiglie che non li prendono seriamente in considerazione, coglioni. Carina come cosa. Vabbè, un secondo. Ma non è vero, perché l'hanno fatta vedere prima quella di Super Mario, quando lui sta a cena con la famiglia e lo considerano uno che sta a fare una cazzata nella vita perché non credono in lui. Come Donkey Kong, va bene, sì, Donkey Kong un po' diverso, perché in realtà Donkey Kong ha il diciamo l'appoggio di tutto il mondo, praticamente. Cioè, l'unico che gli rompe il cazzo è il padre. Perché in realtà lui è l'idolo delle folle. Vabbè, ma però lui cerca l'approvazione del padre. Mario è un fallito e basta. Sì, ma lui cerca l'approvazione del padre. Okay. Non ha. Cioè, però non sono la stessa cosa. Cioè, messi come se fosse la stessa cosa, un po' ma insomma, entrambe non vengono prese in considerazione dalla propria famiglia. Comunque, che gli vuoi, cioè, nel senso, la cosa bella è che poi loro si parlano e capiscono che alla fine sono molto più simili di quello che pensano e diventano amici. Allora, ma siamo tutti d'accordo che non sono super una caratterizzazione eccellente livello 10. Siamo d'accordo, è un livello basic. Secondo me c'è un livello basic che funziona e un livello basic che non funziona. Se parliamo dei personaggi, secondo me hanno tutti una loro caratterizzazione, cioè sono distinguibili. Cioè, Peach, a me è piaciuto il fatto che sta lì, tu dici, ma che cazzo sta a fare questa qua da sola? No, perché da bambina è arrivata lì e ovviamente, essendo un umano, eccetera, più intelligente degli altri, eccetera, è arrivata al potere. E dice, chissà quanti luoghi ci sono fuori, io non lo so, non so del mio passato. Cioè, ci sta, sei curioso anche di sapere, ma com'è che c'è arrivata? Curioso. E te lo diranno probabilmente nei prossimi film. Ma... Luigi a me è piaciuto tanto, cioè, allora, poi è una cosa personale, cioè, uno può... Io ci sa che non può non piacere. A me piace il fatto che lui praticamente te lo fanno vedere come uno che... vive alle spalle del fratello. Che è un cagasotto, che non si prende le responsabilità semplicemente. Però mi è piaciuto tantissimo l'amore che prova verso questo fratello, che è l'unico che fra virgolette lo considera. Ed è bellissimo. La parte quando c'è Super Mario che vede lo spot in TV e si convince... E c'è poi Luigi che prende il coso e lo salva. Secondo me è un'evoluzione. Il personaggio, ovviamente, non è questa evoluzione incredibile. Però a me è piaciuta come scena. Ma Livio, ma nel senso, ma veramente stiamo a. Non lo so. No, cioè, non è un livello alto. Se è il primo film che vedi in vita tua, ti sorprendi che Luigi alla fine abbia un ruolo utile. Allora, però che cazzo, cioè, la caratterizzazione di Luigi è che è il tizio insicuro che alla fine del film trova la forza perché per l'affetto che ha verso il fratello. Ci sta dire me coglioni, io lo capisco perché detta così, però come viene messa, a me è piaciuta tanto, cioè, io non ho capito, non lo so, l'idea alla base è che tu ti aspetti che Mario debba andare a salvare Peach, no? Come nei primi giochi di Super Mario. Proprio, perché... E invece no, ti metti a schermo il fatto che la cosa particolare è che lui va a salvare Luigi. Infatti parliamone di questa cosa, perché me l'hanno svenduta così, no? Me l'hanno venduta, no, perché in questo film è Luigi quello che va salvato, non è più Peach, no? Da forza donne, andiamo a salvare Peach e Mario insieme, vanno a salvare Luigi. Non è vero, è tutto un fake, perché il finale del film...
È Mario che salva Peach. È Mario che salva Peach. Luigi manco ci sta. Luigi manco ci sta. È Mario che salva Peach alla fine del film. Sono tutte cazzate. Beh, Mario che sono salva tutte la cazzate. Città. Mario che salva Peach. Mario che salva Peach, Peach mentre sta per, fa- per finire sposata con Bowser. Beh, in realtà no, perché no, Peach è la verità. Ma in realtà Peach si salva da sola in quel momento. Ma che cazzo stai che cazzo arrivano... sta lì che lancia la cosa di ghiaccio contro Bowser e poi nel mentre arriva Mario. Arriva Mario a fare Peach si salva da sola in quel momento, Peach è tutto un suo piano, perché gli dice al funghetto: me l'hai portata quella cosa? Sì, non ha visto nessuno. E lei diventa di ghiaccio e gli lancia il ghiacciolo. Peach si salva da sola. Non in quel si salva da sola, perché, ha congelato Bowser e poi c'ha un esercito contro e dice: oh cazzo. Ma perché vabbè, nel momento arriva poi, Mario che è andato poi arriva Mario, che poi arriva Mario e salva la situazione. Che in uno specifico momento ci sia una situazione in cui Mario salva la situazione. Non salva la situazione, okay. Salva Peach. Sì, però Peach non salva la situazione. Però se non ci fosse stata Peach, okay, sarebbero morti tutti. Cioè, cosa sarebbero? Ma non è vero? Sì, no. Sì. Se Peach non congelava il coso, erano sacrificati tutti. Cioè, ah, ma tu pochi dici cazzi. I tizi che tutti si stanno sacrificando? E anche Luigi. I tizi morti si stanno sacrificando. Vabbè, questo qua, cioè, non sono tutti. Sono vabbè, il 90% dei personaggi, che, non lo so. No, lei sta cercando di salvare il coso dei Todd, ok? Quindi, sì, quindi e salva pure il suo, no, perché per salvare quei tizi, poi, per salvare quei tizi, sacrifica i Todd in quel momento. Perché si rifiuta di lei aveva accettato di sposarsi per salvare i Todd. Vede la gente che sta per morire, perché gli devono, perché questo film è talmente privo di grigiume che gli devono dare un motivo in più a Peach per ribellarsi, perché sia mai che è troppo grigia Peach che valuta la situazione e dice: sai che c'è, anche se devo sacrificare il mio popolo, io con questo non me ci sposo. Vabbè, no, troppo grigio. Peach è buonissima. Peach è buonissima. Non puoi passare questo messaggio. Che lei vuole essere libera. Quindi che facciamo? No, facciamo che Bowser, che il suo, l'unica cosa che vuole fino a quel momento è sposarsi con Peach, uccide tutti i personaggi che hai visto finora come sacrificio per il matrimonio. Così almeno c'è il motivo per cui Peach dice no a sposarsi. Ok? Dice no a sposarsi. Che poi, tra l'altro, questo va contro quello che dice Maggi, che dice che era un piano. Non era un piano, perché se era un piano da prima, allora Peach. Allora Peach. Però da subito dice: me l'hai portato il bouquet. Sì, glielo dice subito. Cioè, lei praticamente in quel momento fa la finta. E quindi la verità è che tutta la storia dei tizi che vengono uccisi non c'entra niente. Tu che cosa pensi? Non c'entra niente. E quali sono i tizi che vengono? Lei si trova in un momento in cui deve fare una finta per fregare Bowser. Fa la finta dicendo che deve sposarsi. Poi nel momento fa la finta dicendo che deve sposarsi. Certo. Quindi è tutta la storia dei tizi sacrificati? No, ma la storia dei tizi sacrificati entra comunque in gioco per la parte di Super Mario. Cioè, non è che una cosa è Super Mario. Perché è Peach che ferma la situazione in quel momento. E quindi è collegata a Peach la storia dei tizi e anche a Super Mario, perché Super Mario sta andando a salvare non il fratello. Non è ancora arrivato, però sta andando a salvare e il fratello. E chi se ne frega, arriva tardi. È morto il fratello. Se dobbiamo aspettare Super Mario, Luigi è morto. E quindi quella scena è legata a Peach, non a Super Mario in quel che momento. Che si salva da sola. Che Peach, però, se tu mi dici che già aveva deciso di non sposarsi con Bowser, la parte del sacrificio è inutile. Perché in realtà lei aveva deciso di tradire i Todd. Ma che cazzo? No, vabbè. Sì. Il suo scopo non è tradire i Todd, è semplicemente. Pensa di vincere una guerra contro Bowser? Sì. Allora poteva non sposarsi e basta. Eh no, perché lì doveva prendere tempo. Per cosa? È perché c'era Donkey Kong, Mario là, dispersi, eccetera. No, Donkey Kong. La sua idea per contrastare Bowser era l'esercito Donkey Kong. L'esercito Donkey Kong viene annichilito e lei dice: niente, finita. Ma no, perché lei semplicemente si e poi fa un gli serve piano una suo cosa per coglierlo di sorpresa. Ha detto esatto al matrimonio. Lo esatto, fa tipo una bet perché su un piano, no? Ma su un piano in cui frega piano? E il matrimonio. È no, un tutto perché un piano. Non frega nessuno. Perché poi. Ma lì frega Bowser. Ma sì, ma dopo lì l'avrebbero ammazzata e avrebbero scongelato Bowser. Vabbè, ma cioè, che lei, vuol dire? Uno ci prova, lei viene salvata da Mario. Ma no, ma perché? No, perché tu pensi che. Da quello che ti hanno detto, Mario e Donkey sono andati.
Vabbè, ma lei okay. ci trova, cioè, che deve fare? Ma lei è l'eroina in quel momento, no, prova a salvare tutti. Viene salvata da Mario. Ma lei comunque non è che non pensa di salvare tutti. Il fatto che venga salvata da Mario è una conseguenza. Però lei si fa un finto piano, cioè fa un piano il quale fa un finto matrimonio, perché poi lei pensa di salvare, cioè lei pensa di essere sì, veramente cazzuta. Secondo me se analizzi questa cosa con gli occhi di un adulto... No, invece siete voi che non pensate al fatto che dietro c'è comunque sia uno sceneggiatore che le cose non le fa a caso. Voi pensate che gli sceneggiatori fanno le cose a caso. Lo sceneggiatore è adulto e lo sceneggiatore mette in maniera chirurgica, ok? Come dite voi, logica, e lo sceneggiatore sceglie in maniera chirurgica dove mettere cosa, per far sì che sia un prodotto che piaccia a quelli che deve piacere secondo lui. Non lo fa a caso. E secondo me c'è riuscito. Non lo fa a caso. Sì, ma non ho capito qual è il problema della scena di Pitch. Quindi quando noi analizziamo una cosa, e voi mi dite, vabbè, ma mica puoi analizzare così in profondità una cosa che è per bambini. No, le cose per bambini vengono fatte da gente adulta che sa esattamente cosa sta facendo. Non fa le cose a caso, ok? Voi pensate che i bambini fanno le cose per i bambini. No, non è vero. Ci sono adulti che hanno studiato per fare questa cosa, che fanno le cose apposta per farle funzionare per i bambini. E quindi analizziamo. E quindi no, per il bambino questo film funziona. Funziona. Allora? Io dico che non funziona per la gente grande. Per me non funziona. Ah, vabbè, ma ci sta che per te non funziona. Ma visto che stiamo qua, con gente adulta, e io se devo dare un giudizio, vi dico, regà, no. Cioè, se ci avete 25 anni, questo film, a meno che non fate finta di niente, non vi piacerà, ok? Cioè, le cose che vi possono piacere è la cosa visiva, che è figa, però, nel senso, un'ora e mezza di cosa visiva, insomma, e andarsi a cercare le musichette. Ma non è vero, questo okay. film incarna, allora discutiamo questo film incarna lo spirito, che è quello che quindi vuole, perché lo piace spirito, ai grandi? No, questo film incarna lo spirito dei giochi di Super Mario, visto che cita costantemente cosa succede nei giochi di Super Mario, il viaggio dell'eroe. Il viaggio eroe in cui Super Mario affronta delle difficoltà per andare a salvare persona X. Ma come in qualsiasi cosa. Cioè il 90% delle cose si basa sul viaggio dell'eroe. Quindi che cosa stiamo guardando? Nel caso specifico stai guardando il viaggio di Super Mario. Proprio in rappresenta eroe, Super Mario. In questo caso per andare a salvare rappresenta Luigi. Rappresenta qualsiasi cosa, Maggi. Che è Super Mario? Solo Super Mario rappresenta. No. Il viaggio dell'eroe è Super Mario. No. Le modalità con cui viene messo a schermo questo film sono le modalità dei giochi di Super Mario. Cioè Luigi viene salvato perché c'ha tutta la parte in cui si caga sotto, che è Luigi's Mansion. Ti fanno vedere come acquisisce la capacità, la forza. Ti mette a schermo le gare coi kart, perché è una parte di Super Mario. Ti mette a schermo Donkey Kong, vabbè, che ti lancia i barili tipo Mini Boss. Praticamente è un video YouTube con il best of dei giochi di Super Mario. È un video che è un film che richiama tutti quelli che sono i giochi video. È fatto così. Secondo me 10 euro per un video che trovate su YouTube non ne vale la pena. E sì, secondo però, me dico, allora, secondo allora me. Tutti i giochi di Super Mario fanno cagare, cioè, ma che vuol dire? Ma che c'entra il gioco? Perché con la trama non così. È introspettiva, no, non è fighissima. No, ma che dici? Ma cosa dici? Ma che c'entra? Il gioco ha delle meccaniche. Un gioco può essere figo per le meccaniche. Cioè, che so, Pokémon è un gioco che ha una trama ridicola. Pokémon è uno dei giochi più fighi di tutti perché ha una meccanica perfetta. Il film non ha le meccaniche. Che cazzo c'entra col gioco? No, io sto dicendo che comunque tu vai lì e ti vedi, ok, può essere un videogioco visivo, per me fa il suo, cioè a me è piaciuto. Ma è chiaramente a me mi divertito, ma ci stanno un sacco di scene divertenti. È Amarcord fatto per quelli che hanno giocato i giochi. Io ho visto un sacco di persone, hanno detto non sono caratterizzati, che secondo me. Che fa cagare un video YouTube, ma cosa capisci? Cosa capisci? Cioè tu da quello che ho detto io capisci che il video di YouTube fa cagare. Non ti devo spiegare perché sbagli. E comunque sia. No, ma ripeto, cioè l'intento di questo film è semplicemente strizzare molto l'occhio a quelli che sono i fan. Guardate, vi ho messo tutte le cose citazionistiche che vi piacciono. Il gatto, scoiattolo, queste cose qui, certo. Facendoti vedere un semplicissimo viaggio degli eroi.
DVD? Basta. Sì, 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 sì. Per i bambini questo film funziona. Mo però noi stiamo qui su Anime Night, in cui l'età media è 21-25, e quindi il giudizio non è per il bambino di 4 anni che va a vedere il suo primo film, ok? Il mio giudizio è per persone che stanno guardando questa live e che magari devono decidere di andarla a vedere o meno. Quindi non dico alla gente che mi sta guardando: se avete 4 anni è bello, ok? Perché non ci avete 4 anni. No, ma infatti, okay? la mia cosa, perfetto, è: cioè, se ve lo volete andare a vedere con gli occhi di un adulto, non ve lo vedete. Ma no, se ve lo volete andare a vedere con gli occhi di un bambino. Ma che cosa sono gli occhi di un adulto? Cioè, se io l'ho visto con la consapevolezza del tizio, perché dici la trama, i personaggi non sono, ma non è vero, ma non è vero. La trama è banale, aspettate, non è che qua deve esserci De Prestige con Super Mario. No, io appunto ho fatto un esempio. E faccio esempio con i film della Disney, perché i film della Disney Non sono De Prestige, ok? Cioè, sono dei film classici, semplici, ma che funzionano molto meglio di questo, perché nella semplicità riescono a dare un carattere molto interessante e forte a dei personaggi e seguono una trama che ha un inizio e una fine come si deve. Ci sono anche film da Disney che fanno schifo, infatti. Se vuoi fare il film da Disney, fanno schifo. Film della Disney bellissimi che hanno dei problemi. No. Cioè, per dire, Hercules è uno dei miei film preferiti da Disney. Ma che uno dei problemi. No, aspetta, che ci può avere un problema Peter il film. Peter Pan c'ha dei problemi. No, a me piace un sacco. Ma chi se ne frega? Ma non è che... Cioè, se uno c'ha un problema, se uno c'ha 100 problemi, non è la stessa cosa, ok? Non è una questione... c'ha problemi. No, è una questione... A me sta critica mi ricorda quelli che criticano Hook Capitano Uccino. Voglio capire, ti piace di più Mulan o Super Mario? A chi lo sai chi A te. A me. A te, Mulan o Super Mario? Mulan. Ok, Re Leone o Super Mario? Re Leone. Hercules o Super Mario? Hercules. Non lo so, gli Aristogatti o Super Mario? Gli Aristogatti. Ok, posso andare avanti? È questo che sto cercando di far capire. Allora, vabbè, ma i film di capolavori. Non è capolavori, i film fatti bene. C'è ancora differenza, cioè, di io target. Hercules, per dire, ci sono cresciuto, cioè, nel senso, sì, ma io non sono d'accordo su questo film. Poi se mi dici anche tipo visivamente, per me questo film è... Sì, ma tu mi stai prendendo film dei comunque passati. È meglio Super Mario o Encanto? Me vado a vedere tutta la vita Super Mario. È meglio Super Mario o Buzz Lightyear? Me vado a vedere tutta la vita Super Mario. Aspetta. Super Mario o qual è l'altro che hanno fatto? Hanno fatto alcuni devastanti. Strange World, ho detto che ci sono anche film della Disney che fanno cagare. No, anche film della Disney che fanno cagare ci ma sono. Non è che c'è una differenza tra capolavoro e film. Quando il film della Disney fa cagare, però lo dici. E la risposta non è vabbè, ma è un film per bambini. Ma infatti questo non fa cagare. No, allora. Cioè, non è un capolavoro. Allora, no, io sto dicendo i film, ci sono dei film della Disney che fanno cagare. Di Aristogatti che è un capolavoro, grazie al cazzo. Ma molto c'è. Ma sai quanti film te posso cioè, se tu mi prendi tre film i capolavori, facciamo la cosa, se vuoi fare questo scuso, sono tutti i film della Disney. Io non so quanti ne batti. Gli ultimi, che so, Big Hero 6 o Super Mario. E manco morì. Vabbè, forse Big Zero. Big Hero 6 gli caga in testa a Super Mario. Ok? Gli caga in testa a Super Mario. Cioè, è proprio un altro livello di scrittura, un altro livello di approfondimento, pur rimanendo una cosa godibile. Cioè, cazzo, Big Hero 6 è un film. È un film, cioè, non è uno spot dei giochi a cui giocavi da bambino. È un'altra cosa. Cioè, Big Hero 6 vabbè. Big Hero 6 è bello Super Mario. E che vi devo dire, raga? Cioè, abbiamo idee diverse, ci può stare. Però, nel senso, allora, che ne so, allora è un film, cioè, è un meglio, film meglio Super Mario o Mucche alla riscossa? E me vado a vedere Super Mario. Ma l'ho visto Mucche alla riscossa. Meglio Super Mario o so. Chicken Little? È meglio Super Mario. Meglio Super Mario o Bolt? È meglio Super Mario. Anche per dire tipo Rapunzel, non mi vedrò mai Rapunzel, cioè Rapunzel no. Ma Rapunzel è mille volte meglio di Super Mario. E meglio Super Mario o Ralph spacca Internet? È una merda Ralph spacca Internet. Super Mario allora, Gli Incredibili 2. Incredibili 2 è una merda devastante. Ma allora, ci sono film peggiori di Super Mario? Sì. Ci sono film peggiori di Super Mario. Così come ce ne sono migliori. Ma sì. Esatto. Sta nella media, esatto. Allora. È un film sufficiente. Frozen è considerato uno dei migliori. È un film sufficiente. Per me è meglio Super Mario. È un film Mario da 6. È un film da 6. Per me è meglio Super no, Mario. No, Incredibili 2 no, Gio. Okay. Mi spiace. Quando Super Mario è un film da 6. Perché? Sembrava Gioccio.
ha ottime, colonne sonore, ha un comparto tecnico perfetto, personaggi mediocri, storia banale, niente. Storia banale. Semplice non vuol dire storia banale. Storia banale. Ad esempio, cioè, commosso, regà. Commosso. Vabbè, no, lì, ma io veramente io sono contento che ti ha commosso, però mi dispiace. A me proprio, cioè, non ho neanche avuto un principio. Perché non sei tornato bambino? Un principio. Ho capito, ma lo deve fare il film. Ma lo deve fare il film, ma mica lo devo fare io. Devi entrare commosso, con regà, commosso. Quando, qual è la scena commovente? Quando lui si mette là qualcosa che dice ti voglio bene Mario, è bellissimo. Quando lui vede lo spot, ti voglio bene Mario, tutto coi lividi, che tu vedi che è tornato nel mondo reale, vedi Super Mario con tutti i lividi che vede lo spot. È bello, a me è piaciuto. Cioè, ma a me mi commuove Up, non mi commuove Super Mario. Ripeto, mi riprendi il top del top, ok, quella parte di... Perché poi Up, la parte iniziale, perché poi la, no, parte, però, di, dico, la però, parte dopo... Cioè, nel senso, cioè, ci è bella, per carità, però... Sì, però posso dire che è più facile, cioè, quando c'è di mezzo la morte. Era mega telefonata, ma a me è piaciuta. Quando c'è di mezzo la morte e tu metti a schermo una cosa struggente con la morte... Giochi molto facile, nel senso, è normale empatizzare di più con una persona che muore per una malattia e che poi non c'è più a schermo. Non è questo l'intento del film. L'intento del film è fatti vedere che c'è un rapporto tra due persone che si consolida nel tempo. E Luigi, finalmente, quando vede il fratello distrutto a terra, trova la forza che non ha mai avuto in vita sua per salvarlo. Ti sei emozionato, ti sei commosso. Ma no, non è che mi sono commosso, però ho apprezzato l'idea alla base. No, ma non è quello, ma non è questo di commozione. Apprezzo l'idea, cioè, è un'idea vincente. Secondo me, state giustificando una cosa. Perché è Super Mario? No, cioè, sì, secondo me sì, raga. No, cioè, fosse stato qualsiasi Super altro Mario. Film. No, ma ecco, se questo non è Super Mario, è un altro film, tu dici, mazza figo, mi sono emozionato. Guarda, se questo film stato Super Mario, saresti venuto qui a dire che merda. Ma anche secondo me il doppiaggio, io l'ho visto doppiato in italiano. Secondo me, cioè, non lo so, come dice, ti voglio bene, Mario. Non lo so, a me è piaciuto, non lo so, che ti devo dire? Poi ti ripeto, cioè, gioca molto sulla parte comica, c'è, cioè, Bowser che improvvisamente fa comico. Lì. No, aspetta, infatti, anche la comicità. Cioè, non funziona la comicità? No, la comicità funziona in due occasioni, cioè, comunque è un film, un'ora e mezza, e tu, diciamo che ridi due volte. No, non è vero. Due volte? Non è vero. Cioè, lui è il re della risata, prego. In sala, in generale, ridevano quasi sempre. Cioè, ci sono delle scene molto comiche. Allora, all'inizio non ridi perché l'hai già visto nel trailer, secondo me. Perché la parte iniziale, quando abbiamo visto il trailer, ci siamo messi a ridere. Ma quella dei pinguini. Quella dei pinguini è carinissima come scena. Che arrivano A me la scena iniziale piace, ma piace di più per proprio una cosa. Cioè, l'avvicinamento della nave di Bowser. Ma poi è carina come scena. È bella. Le scene di Bowser fanno ridere. La stella fa ridere. Ma pure quando lui attacca Donkey Kong, gli dà la schicchera o butta via. Ecco, ad esempio, combattimento Donkey contro Mario. Quando diventa piccolo, è carino. Sì, è una cosa carina. Quando diventa piccolo, è carino. Quando diventa piccolo, è carino. Ma diventa piccolo e carino. Cioè, ci stanno le parti. Cioè, Bowser quando canta, e il fantasmino che dice finalmente un po' di pietà, insomma, queste cose qui. E Mario quando diventa piccolino. Oddio, non mi ricordo tutte le scene. No, tutta la prima parte, te sei messa a ride col cane? Dai, qua, la scena del cane è imbarazzante, su. Veramente la scena del cane... La scena del cane a me è piaciuta, invece. Ecco, no, cioè, per me... Cioè, a me mi ricorda proprio... Ma hai riso pure te? La scena del cane. Sì. Ma che dici? Chi era quello vicino a me che rideva? Non eri tu, eri un altro. No, Livio, fidati, proprio la scena del cane. La scena del cane quando li guarda tutto così, anche alla fine, fa ride. La scena del cane è terribile. Ma arriva davanti che gli porta il conto dell'osso rotto. Beh, simpatica. Non, Livio non capisce un cazzo, il cane fa cagare, ma no, saranno gusti anche. Sì, capito. Cioè, io a me fa cagare. Beethoven. Cioè, nel senso, sta mano andava proprio veramente a comicità. Oddio, ma che vuol dire? No, perché vabbè, c'è ma... un cane che fa dei cose. Ok, ma vabbè. Secondo me non c'è manco. Cioè, io lì ho visto proprio una cosa manco tanto impegnata. Cioè, ma c'è cioè, lui che vabbè, casca, lo riprende, torna vabbè, indietro. È una comicità slapstick che a me fa ridere. Cioè. Vabbè. A me quella proprio brutta quella scena. Non è che mi fa cagare tutto. Però dico, cioè, mentre a me Bowser che canta
Ma ha fatto ridere la prima volta. Ma c'è pure il pezzo carino. Ma ha fatto sorridere la seconda. Adesso ho detto ok. Ma sono delle gag comiche. Tipo però... la tartaruga che se permette di qualcosa a Bowser, che un cenerisce lo fa diventare tartaruga scheletrica. Sì. È simpatico. Sì. Ti strappa mezzo sorriso. Sì, ma non è che devi stare là a fare incredibile. A un bambino fa un po' ridere. No, anche tu che sei urto fai così. Ti strappa mezzo sorriso. Dici, bella questa. Quella è pure carina concettualmente, che lo incenerisce e diventa lo scheletro. Cioè, ci sta, secondo no, me. No, ma sì, nel senso, la scena in sé ci sta. Ok, la scena in sé ci sta. Però io sto dicendo che ci sono due o tre scene che fanno ridere. Poi sì, ce ne stanno altre due o tre che dici è carino. Cioè, dici che è carino. E poi ci sono pezzi di film, però, che sono noia mortale. Tipo? Per me tutta la prima parte. Tutta la prima parte è noia mortale. Quella introspettiva, quella che vuoi dire, è una noia. No, tutta. Allora, guarda, se tu mi avessi messo la parte dello spot. Lo spot. Vabbè, secondo me molto banale il tizio. Il vecchio che mangia la polpetta. No. E gli levano che gli casca. E fa ridere quella. No, ma secondo me la prima parte è introspettiva. Che ti ricordi? Il vecchio che. No, mi era venuta in mente rispetto a prima. No, okay. La parte introspettiva è tutta la parte in cui la famiglia, infatti, guarda, se tu prendi. Perché cioè, si possono fare bene le cose o si possono fare male. Cioè, se tu prendi lo spot, fai vedere lo spot, fai vedere loro che guardano lo spot e poi fai vedere la scena in cui stanno a casa loro e basta. Secondo me funziona quella scena. Se tu metti l'altro idraulico stronzo, madonna che cliscettata di merda, inutile. L'altro cosa. Ma che vuol dire che cliscettata? Cioè, allora leviamo i cattivi dai film perché ma i cattivi che cattivo sono un cliché. Ma quello è un cattivo. No, fermo. Quello è il cattivo. È un cattivo, Maggi. Non è manco un'idea di un cattivo quello. Quello è veramente un minutaggio sprecato. E poi le poche cose che ci sono non ti piacciono. Ma cos'è quello? L'idraulico cattivo è il tizio dell'inizio, tu dici. Ma sì, ma che personaggio è? Ma che c'entra? Quello ti fa capire che loro si sono messi in proprio da quel tizio. No, non serve quello perché glielo dice. Perché glielo dice la famiglia. Ma se tu vai direttamente. Ma è parte di introspezione di personaggio. Ma ti denigra! Ma ti denigra un bisonte lì che sta accanto a te. Ma lei è una contraddizione vivente, Megan. No, ma la prima parte è tutta la parte introspettiva. No, perché quella scena. Lo hanno messo perché è un personaggio dei giochi. Non me ne fotte un cazzo. È una scena che viene fotocopiata a casa, perché a casa risuccede la stessa dinamica, ma ha molto più senso a casa, perché a casa sono i tuoi genitori che ti denigrano, che non si fidano di te. Ti serve per capire perché lui si è messo in proprio. A casa gli dicono dovevi tenerti il lavoro che avevi. È meglio ordinare un'altra dimensione e dire però questa cosa non me l'hai fatta vedere, ma come è possibile? No, questo è l'ivio dell'altra dimensione e anche di questa dimensione, perché sei tu quello che vuoi che la gente ti dica le cose, perché altrimenti non le ho capito e non me le hanno spiegato. Ma lui si è messo in proprio perché vuole un pezzo di merda. Mamma mia. Noi gli sto parlando. Vabbè, allora quella io l'avrei levata. Tutta la parte corcane inutile. Proprio totalmente inutile. Che cazzo serve? Ti fa la capire parte che corcane. È un fallimento la parte loro. Cioè, loro ci rimane pure male. Cioè, cazzo, mo questo cane di merda. Ma non è un fallimento. Hai capito? Non è un fallimento perché non è che sono loro che vanno lì e falliscono. No, non sono loro che la prima volta che gli danno un lavoro. Incazzato che gli rovina. Non è come dici. Ma te. Che è? È fondamentale quella parte. Ti fa capire che gli dice male. Non è non... fondamentale quella parte perché loro falliscono. Non falliscono loro. Se tu li vuoi fare che falliscono, vanno lì e non riescono a ripararlo. No, che il cane rovina tutto. Perché lì non hanno fallito loro. È diverso. Che catarsi di merda è? È il cane che gli rovina le cose. Ma falliscono dove? Hanno fallito. L'intento di quella scena è farti capire che il primo lavoro gli è andato male, quindi sono tutti depressi a casa perché il lavoro gli è andato male a causa del cane. Che senso logico, quindi, non è un senso logico. Certo, è fondamentale questa perché è quindi lui vede in televisione. Le scene devono avere un senso o emotivo o di trama. E quella scena c'ha il senso di trama. Di senso, ma che cazzo dici? Quella perché cosa, loro falliscono il lavoro per colpa del cane, quindi stanno depressi a casa.
ma vedono al televisore la possibilità di riscatto dopo il fallimento e vanno in mezzo alla città. Fatto uguale, cioè, perché il padre gli dice che è un fallito, vedono alla televisione il Brooklyn che sta crollando e Mario fa: oh, è la nostra occasione per far vedere a papà che noi valiamo, e vanno lì. Ma avrebbe lo stesso impatto. No, non è vero, non è vero, è sbagliato quello che dici. Abbiamo levato una scena di merda, si va avanti. Non è vero, questa è un'assunzione, perché se invece loro avessero, state qui a sentire le opinioni di Melia. E invece è sbagliato quello che dici, perché molto ovviamente quello che ti dice il film è che qualora il lavoro fosse andato in porto, non ci sarebbe stata la scena della depressione loro davanti al televisore. No, perché qualora il lavoro non ci fosse stato, loro erano già depressi. E quindi qualora il lavoro non ci fosse stato, funzionava uguale. Allora, hai appena fatto un TikTok su Indiana Jones che dice la stessa cosa. No. Sì. Senza la scena del cane succede la stessa cosa. Loro guardano in TV la roba e ci vanno perché hanno appena... senza la scena del cane il lavoro lo svolgono in modo positivo. No, proprio senza tutta la scena, senza proprio quel lavoro. Il cane che gli fa perdere il lavoro. Tu levi tutta quella parte. Levi il lavoro. Loro stanno a casa. Dopo la cena, quando Luigi va lì con loro, parlano tra di loro. E perché il padre gli ha detto che sono dei coglioni. Guardano in TV che c'è Brooklyn che sta andando, sta venendo allagato, e fanno: facciamo vedere a papà che invece non siamo dei coglioni. Però aspetta, se loro avessero fatto il lavoro fatto bene, il papà non gli avrebbe detto: avete fatto una cazzata, sarebbero tornati con i soldi. Cosa dici? Il padre, sarebbero tornati con i soldi. Il padre gli dice: abbiamo avuto il primo lavoro. Il padre gli dice che hanno fatto una cazzata a lasciare il lavoro stabile, perché ti fanno però capire. Però c'ha più impatto, perché lì il padre dice: vedi, avete fatto pure un lavoro, di merda. Avete fallito come lavoratori indipendenti. Ma neanche parlano del lavoro che hanno fatto non ne parlano. Lui parla del fatto che loro si sono voluti mettere in proprio perché Mario vuole dimostrare di essere coglioni. La cosa e Luigi gli va sempre dietro. Male, è pieno di film, è pieno di cose, quindi c'è nel senso. Ma non è vera quella cosa. Super Mario, perché c'è la scena del cane. D'accordo. Allora, con ragionamento di Livio non si parla di niente. Perché ogni cosa che dice. Io dico che la scena del cane è fondamentale. No, io sto dicendo. Certo. Che vabbè, la scena del cane. Parliamo della scena del cane. Perché la scena del cane. Arriviamoci. Il cielo che c'è stata la scena del cane. Il cane ti serve per farti capire che loro stanno fallendo. Ma nessuno dice che è il capolavoro assoluto. La scena che ci sta. No, non è quello. Lui dice che non ha senso ai fini della trama. Non è vero. No, ma io sono d'accordo con te. È proprio una scena filler. Allora. Parliamo una scena filler. No, ne abbiamo già parlato. Tu non l'hai visto. Qui nelle serie di Star Wars c'è qualcuno che cammina. Io mi sono visto quel cazzo di Mandalorian e ti giuro, per metà delle puntate c'è Mandaloriano che cammina. Mo tutte le volte ti faccio il minutaggio e ti dico: questa scena è inutile perché si vede solo lui che cammina. E mo lo faccio, mo lo conto. Me le vado a rivedere tutte dove cammina. Ragazzi, vedetevi quando cammina il Mandaloriano. Metà dei film la passano a camminare, per andare da punto A a punto B. E che quindi, palle! Che palle! Che camminano in mezzo alla città, si può tagliare. Lo sappiamo che va da una parte all'altra. No, ma perché che quello fa ambientazione. Almeno qua fa qualcosa. Fa ambientazione! Una casa del cazzo che non si vede mai più! Ma è un mondo difficile, c'è un cane di merda! Vedi là, c'è un cane! C'ha molto più senso il cane, il Mandaloriano che cammina in mezzo alla città. La scena più iconica del primo Star Wars è lui che guarda il cielo e Livio dice che palle. Effettivamente succede qualcosa, il cane fa qualcosa. Il cane in quel momento ti viene messo a schermo semplicemente per farti capire come, nonostante le buone intenzioni, la vita li mette di fronte a delle difficoltà oggettive e gli va male il primo lavoro e di conseguenza loro sono ancora più depressi e diciamo in qualche modo sviliti dal fatto che non riescono a lavorare. Il padre fa: vedi, rimanevate per i cazzi vostri, era meglio. Quello che ti vuole dire quella scena è che qualora gli fosse andata bene sarebbe stato anche per i genitori vederli in un modo di vista diverso. Te la metti a schermo per farti capire. Ti ho già risposto. Ma no, non c'è senso quello che dici, perché ti metti a schermo il fatto che comunque quella scena serve per farti capire che se non c'è le buone intenzioni. Dimmi, se non c'è quella scena, loro vanno a salvare Brooklyn? Proprio levi tutta quella scena, la levi tutta.
vanno direttamente a casa. Il padre gli dice che sono dei falliti perché dovevano tenersi il lavoro sicuro, perché credono di essere dei fenomeni alla TV, ma in realtà non c'hanno i lavori. E Luigi va sempre dietro a Mario, che vuole credersi sto cazzo. Vanno in camera, vedono la scena, ci vanno a salvare Brooklyn. Risposta no. Non ci vanno, perfetto. Secondo Maggi non ci vanno, a posto. Abbiamo e ti spiego diversa. Anche perché. Secondo me ci vanno, secondo me no. No, e ti spiego anche perché. Perché l'idea alla base di quella scena è che lì non viene messa a schermo, diciamo, una scena quando loro stanno alla televisione per dire che bello è un lavoro. È cazzo, abbiamo fallito, quindi questo è il nostro riscatto. L'idea mia è che qualora ci fosse stata quella scena, come dici tu, del televisore senza il lavoro, loro forse molto probabilmente, in attesa del loro primo lavoro per dimostrare al padre come erano le cose, forse non ci sarebbero manco andati perché c'era già gente sul lavoro. Loro lì pensano di andarci perché vogliono riscattarsi dopo il primo fallimento. Se loro non hanno il primo fallimento, non vogliono riscattarsi. È una tua idea, è una tua idea. Va bene, va bene. Ci sembra tanto semplice. Comunque, Frittura, non devono esserci solo scene che mandano avanti la trama, ma le scene che non mandano avanti la trama devono essere scene che approfondiscono i personaggi, ok? Secondo me, con quel minutaggio si poteva approfondire meglio tante cose di tanti personaggi. Ma tipo? Che invece sono state utilizzate. Ma quali sono questi personaggi? Non so. Allora, chi è che, Peach, a te interessa parlare di papà, cosa come si chiama? Papà Orango? Papà Orango, chi sono culo Papà Orango? Ma chi c'entra Papà Orango? E chi sono questi altri personaggi? Peach. Ma che deve fare Peach? È una donna indipendente. Che deve fare? Niente, che deve fare? Niente. Non è un personaggio. Non è un personaggio. Una donna indipendente. Non è un personaggio. Una donna indipendente. Una donna indipendente. Questa è la caratterizzazione di Peach. Coprotagonista. Allora, una donna indipendente. Bella Peach, merda. Peach è una donna indipendente, forte, vista come una leader che non ha bisogno di nessuno, che addirittura ti viene messa come diciamo stratega tra virgolette perché ha dei piani per salvare e inoltre è lei che fa da apprendista a Super Mario. E che cazzo vuoi? Che ti devi fare di più? No, che cosa volevi di più? Ad esempio mettere un flow a Peach, ad esempio, no? Usare un minutaggio per dare un flow a Peach. Ok? Peach non ha un difetto. Glielo diamo un difetto a Peach? Che dici? Mario ce l'ha un difetto, no? Luigi c'ha solo difetti, cioè glielo diamo un difetto a Peach, la rendiamo più umana, un personaggio cui ti puoi un po' più immedesimare, glielo diamo, non serve, effettivamente la donna indipendente. Sta lì. Cioè lei effettivamente si fa delle domande. Ma che domande si fa? Sulla sua origine. Domande si fa? Ma quando mai? Non gli frega un cazzo. Glielo dice Mario. Dice: ma sei sicura che non vieni dal nostro mondo? E lei fa Ma lei non lo sa. Lei ha sempre gli frega un cazzo. Cioè è come Tarzan. Non gli frega un cazzo. Non gli frega un cazzo a Peach. Ma non è che non gli frega un cazzo, è che non lo sa. No, ma non, è una cosa, non lo sa perché non si è mai posta la domanda. Come no? Lo dice. Ne parlano. No, è Mario che glielo fa. E le parlano. Mario gli dice a Peach: ma, lei ma scusa, non sei uguale sa. A me. Sei uguale è a me. Totalmente ma, in character. Ma può essere? È totalmente in character il fatto che lei non se lo chieda perché non lo sa. Lei pensava che quella era la cosa normale. È certo, perché tu è come tu Tarzan, è la stessa cosa. Certo. Tarzan non si fa, non si chiede senza che non ci sia un altro ad aprirgli gli occhi. Ah no, Tarzan non si chiede mai. Che... se non c'è un altro che viene da fuori, per lui è la normalità vivere tra le tigri. Certo, lui... lui per lui è vivere tra le tigri, non essere una tigre. Ok? Cioè Tarzan pensa di essere un animale, cioè come loro, vive come loro. Tarzan si rende conto di essere diverso. Tarzan si rende conto nel di libro essere della diverso. Giungla non se ne rende conto, per dire, film della Disney, non mi pare. Allora il libro della giungla è Mowgli. Sì, Mowgli e è Tarzan uguale. È un altro personaggio. Anche in Tarzan. Mowgli vive lì, non mi sembra si fa mai questa introspezione tipo io sono diverso. No, ma poi mai vista sta cosa. Vabbè. È un film di merda? No. Ma cosa dici? Ma Mowgli? L'introspezione di Bagheera. Che introspezione ha Bagheera? Come film di merda? No, ma non è vero, Bagheera ha il suo flow. Balù ha il suo flow. No, invece ce l'hanno i difetti, ce l'hanno. Bagheera ce l'ha il suo difetto. Balù ce l'ha il suo difetto. Ce l'hanno tutti un difetto. Perché la Disney non sono coglioni. Lo sanno che gli ma devono cosa? Dare qualcosa di negativo ai personaggi per renderli. Che difetto più... ha Bagheera? Come che difetto? Bagheera è un rompicoglioni cosmico. Si fa sempre i cazzi suoi. Super. Diciamo, come si dice, roccioso,
come si dice, i nani, come sono i nani? Scontroso. Baghera è scontroso. Scontroso Baghera. Baghera è scontroso. Non è scontroso Baghera, Baghera è scontroso. Ma che libro della Luce Baghera, l'hai rude, visto, Meliador? Sì, sì. Ma tu dici che Tarzan sta nel libro della giungla e vieni a dire a me che no, il libro della giungla ho visto. Stai zitto. Mamma, come ti attacchi alle cose perché ho sbagliato un attimo una cosa. Ma che vuol dire? Meno ho capito. Picce che cosa c'ha? Che non c'è picce? Non c'è niente che non va. Ma è vero. Sembra come non è vero? Sembra una molto altezzosa a un certo punto di vista nei confronti di quelli che non conosce. Quindi cosa dici? Cosa dici? È altezzosa verso chi non conosce? Arriva un tizio che non ha mai visto e fa: oh, grande tu, andiamo insieme. È altezzosa verso chi non conosce. Vabbè, perché rivede all'inizio, qualcosa che c'ha pure lei. Ma che cazzo all'inizio dici? Sembra molto altezzosa. Ma che cazzo dici? Sembra altezzosa all'inizio. Ma Kevin, ma non è, ma proprio non è, ma questo proprio non è vero. Questo è proprio falso. Non è vero, però va bene. Lei all'inizio addirittura lo attacca Mario. Poi si rende conto che è tipo uno col cuore lo puro. Attacca. Come il... Ma cosa lo attacca? Che si vedono per la prima volta. C'è questo che ti salta addosso. Lei gli fa la mossa di judo per farti vedere che lei è una figa. E poi tu la riprende e fa: oddio, scusa, è tutto a posto. Ma guarda che lo attacca carino, all'inizio. Vieni con me, vieni con me. Però che vieni doveva con me avere una un lato diplomatica dal tuo punto di vista. Non ho capito. Ma è importante che i personaggi abbiano dei difetti. Beh, mi sembra che ce li hanno tutti. Se uno non ce l'ha, non ti fa vedere in questo film, pace, cioè, oh, tutti devono avere un lato oscuro, tutti quanti, tutti. Vabbè. Anche il Todd deve avere il lato oscuro. Ma chi no, se ma ne infatti frega c'è se nel un senso personaggio non ha un lato oscuro dirompente. Chi se ne frega? No, ma poi, cioè, per esempio, ce li hanno tutti. No, ma poi, per esempio, a un certo punto Peach ti fa vedere che non segue le direttive del suo consiglio di guerra e faccio quello che cazzo dico io. Cioè, ti fa vedere che comunque è lei quella che comanda e non sente gli ordini degli altri. Cioè, un minimo ti vuole far vedere che è una persona magari molto indipendente. Lei che comanda, non sente gli ordini degli altri. No, non sente, non ascolta gli altri. Cioè, va dritta per la sua strada. Non ascolta gli altri, che c'è il tizio. C'è il tizio con gli occhialetti. Lo stratega che gli dice: guarda, c'è sta sto problema. Ma bisogna andare a parlare con quelli donchi. Va bene, vado a parlare con quelli donchi. Non l'ha ascoltato. E va a parlare con quelli donchi. Cosa non ascolta? Tu stai cercando di inventarti cose che non ci sono nel film. Per cercare di giustificare il fatto, perché tu lo sai, al contrario suo, che un personaggio che abbia un qualche difetto è importante quando lo scrivi. Tutti, okay? Tutti. Ma chi più, chi meno. Ma chi più, chi meno. È la stessa cosa al contrario. Voglio vedere. I cattivi, quando ne riparleremo, Meliador. Quando ai cattivi, ne riparleremo. Quando ai cattivi gli dai una motivazione. Attenzione. Diventano più interessanti. No. Okay. Adesso mi cerco tutti i personaggi. Se ce n'è uno che non ha mezze misure, cose. Beh, una merda. Tutto. No, infatti, pure Baby Yoda non ha difetti. Cioè. Ma che vuol dire? Ma cosa Baby Yoda non ha difetti? Che difetto c'ha Baby Yoda? Cosa Baby Yoda non ha difetti? Difetto c'ha Baby Yoda? Allora, innanzitutto, io l'ho visto tutto. No, parliamo di Mandalorian. Ne parliamo. Parliamo dei difetti di Baby Yoda. Ne parliamo quando parliamo. Ma non solo Baby Yoda. Ne parliamo perché è pieno di difetti di Baby Yoda. È la persona forse più carina e coccolosa che esiste. Ma che sti cazzi, se uno è carino e coccoloso, anzi, tra l'altro è carino e coccoloso perché tu ce l'hai come quell'aspetto, ma in realtà fa delle cose terribili. Delle cose terribili. No, ma non ha difetti. Fa delle cose terribili. Non ha difetti, fa delle cose terribili, ma non ha difetti. Ma quali sono queste cose terribili che fa? Cosa fa? È carino e coccoloso? Fallo di quello che fa Baby Yoda. Vediamo se sei carino e coccoloso. Ma nella terza stagione Baby Yoda quello che fa lo fa per salvare Mandaloriano. È semplice. È un personaggio iper positivo. Ne parliamo. No, per Peach, picchia le persone. Peach picchia le persone. Cosa dici? No. Non picchia le tartarughe. Cioè, cose. Cioè, nel senso, combattere contro alcuni muoiono, invade... Alcuni, no, cioè, non ho capito. Voi, quando saltano e lanciano il guscio, quelli sono morti, Combattere contro chi ti invade è una cosa negativa. E allora anche un difetto. Yoda. Ma tu non sai di cosa sto parlando. Tu non sai di cosa sto parlando. Pensi che io non so di che cosa stai parlando. Però secondo me so di che cosa stai parlando. Va bene, poi io ti aspetto a The Mandalorian. La prima cosa che faremo è Livio che dice di cosa stavo parlando io adesso. Va bene. Vediamo. Va bene. Comunque, dai, cioè, nel senso, mo perché Peach non c'ha un difetto. No, ma è uno. No, vedi, perché ogni volta dico una cosa e fa mo per questo. Ma beh, se io dici cagate. Ti posso dire 10 cose. No, perché tu non dici cagate. Una cazzata. Beh, mo perché per sta cazzata. No, mo non sta, è per sta cazzata. È quest'altra piccolezza. Allora, se tu analizzi un film, tra l'altro, ripeto, un film di questo tipo, nella maniera in cui fai te, non se ne salva uno. Cioè,
Non se ne salva uno. Ma io voglio parlare dei personaggi non caratterizzati. Quindi abbiamo detto che Super Mario. Prende tutti i film Disney. Super Mario. La metà non hanno lati negativi. La metà. No, ma rimaniamo in tema Super film Mario. Film di merda, allora. Ma rimaniamo in tema Super Mario. Che prendimi un film che vuoi tu. Ci stanno metà dei personaggi non hanno lati negativi. Allora, questa in realtà è falso. È falso. Perché tu non capisci. Cioè, il lato negativo per te è essere un serial killer. No, io così. Vorrei capire. Perché, ad esempio, tipo... il lato negativo di Mario. Ma infatti, io ti sto a dire che loro ce li hanno i lati negativi. Ma non è Peach che. Non è l'unica che non è un serial killer, negativo. Mario, ok? Cioè, il lato negativo può essere una piccolezza, ok? Certo, ad esempio, tipo Luigi fatto... che è fifone. No, Luigi è fifone, si vede molto, ok? Cioè, è un lato negativo molto presente. Ma Mario, in realtà, il suo lato negativo ce l'ha uguale. Ed è un lato negativo che però non è così. È preponderante, ma inconsciamente te lo rende un po' più umano. E quindi fatto ok? Bene. Ma da quel punto di vista, sì. Poi secondo me allora. Il personaggio di Mario. Sono tutti fatti bene. No, il personaggio di Mario fa lì. Cioè, quella è la base. Secondo me, quella è la base. Poi un personaggio deve essere caratterizzato in un certo modo. Secondo me, Mario fallisce perché Mario non fa mai ridere. Non fa mai ridere, no, cioè non è un personaggio che riesce a tenere la scena, ok? Lui è il protagonista. Lui è il protagonista. Vabbè, secondo me, magari sì. Secondo me no. Secondo me Bowser tiene la scena molto meglio di. Vabbè, ok, ma Bowser, anche, secondo ma me, ripeto, è il personaggio migliore. Anche il fantasmino. Cioè, il fantasmino tiene la scena meglio di Mario e Luigi. Perché c'è poco tempo. Se tu metti metà film di non questo qua, tempo. Ogni volta che inquadrano loro che stanno lì per morire. Tu dentro la tua testa pensi, dai, fammi vedere lui. Cioè, tu vuoi solo vedere il fantasmino. Vabbè, ma tu c'hai dei problemi, okay. Però. No, cioè, no, dire? No, cioè, te invece eri interessato... Fatevi vedere la stella. Eri interessato a quello che avrebbe detto in quella situazione Luigi o il pinguino? No, vabbè, mo stai esagerando. Ripeto, ma Mario fa il suo nel film. Mario è semplicemente l'uomo fallibile che sta cercando di, in qualche modo, redimere il suo errore e vuole dimostrare, soprattutto a se stesso, di essere una persona... vincente nella vita e poi è innamorato tra virgolette del fratello e non lo vuole lasciare a nessun costo e vuole andarlo a salvare. Che deve fare di più sto poro Cristo? C'ha delle gag carine ogni tanto quando diventa piccolo, quando fa mamma mia, quella non fa ridere a te perché sei italiano. No, ti prego, quella non fa ridere a te mamma mia, una merda. No, quella non fa ridere a te perché sei italiano. Chi fa ride quella? Agli stranieri. A te non fa ride perché sei italiano, perché quando te vedi Carmine Falcone che fa così a te non fa ride questa cosa perché la vivi da italiano. Perché mamma mia tu la vivi da italiano ed è diverso. An giapponese, sentigli di mamma mia, io non farei. Allora, su quello secondo me è vero che l'hanno fatto troppe volte. Cioè troppe volte. Ma quello, c'è quello, sta è cosa del mamma quello mia. Però è il mamma mia in fase di adattamento. Lo fai perché c'è in sceneggiatura. E la sceneggiatura non è pensata per gli italiani. No, io sono è pensata per il mondo. L'americano concetto... l'italo-americano che vive a Brooklyn e fede, mamma mia, dice, la famiglia allora, mia al passato. Allora, io sono d'accordo sul concetto di base tuo. È vero che nel film lo fa troppe volte. No, ma non è pensato per no, te quel film. No, perché tu... Però perché è vero che qua è sempre il problema, è la cheat del personaggio. A parte che io ci ho giocato a Super Mario. Mamma mia, Super Mario. Sì, cioè, mamma mia, Super Mario lo dice una volta ogni morte dei papa. Ma comunque sia, anche se fosse, tu la citazione la devi mettere bene. La devi mettere bene. Sì, ma tu la stai per film. La semplicemente stai percependo hanno da italiano. No, ma che sì, è da italiano? No, è completamente ma chi è da italiano? Perché a te da italiano ma che chi è da italiano? No, perché tu la italiano la vivi come uno stereotipo della lingua italiana e dopo un po' te stucca. Ma stucca pure me, perché sono italiano. Sì, è vero, è come Porco Livio su sto canale. Cioè, è una cosa che si usa spesso. No, ma non solo, cioè, ma io lo capisco che il mamma mia okay. A te poi... ti fa ridere una volta e non tipo let's go. Queste cose a te non fanno ridere. Ma let's go mica italiano. Ma dici altre frasi in italiano. Let's go non è italiano. Ma io quello e non ti fa ridere uguale, come mai? Ti dovrebbe far ridere. No, let's non go, sei, let's, non sei inglese. Let's go lo dice una volta. Ma non sei inglese, quindi ti fa ridere, no? Ma se lo dice una volta e ti fa ridere, ti ha fatto ridere. Ma è simpatica. Ah, ti ha fatto è una citazione. Ma fai detto che non ti fa ridere. No, mamma mia. Non beh, mi farite. No, dai, no, non mi farite. La parte no, quando let's fa go, mamma let's mia. Go, quello è carino. Mamma mia, non farite. Non è che mamma mia, non è che non farite. Mamma mia, non farite alla quarta volta. Mamma mia, se io no, lo sento una no, volta no, mi farite. No, ma non è neanche quello. Mamma mia, hanno sbagliato dove lo hanno messo. Cioè, non sono riusciti a creare le situazioni in cui funzionava dire mamma mia. È quello il problema del film. Non che mamma mia in assoluto fa ridere o meno, perché mamma mia può far ridere o no in base a come lo contestualizzi nel film, ok?
non l'hanno messo nei punti giusti. Allora, non sono riusciti a creare i punti giusti. Io sono d'accordo. Oh, io in realtà sono d'accordo con tutti e due, perché qui da italiano è vero, però per un inglese il fatto che è totalmente decontestualizzato, dire mamma mia in una cosa dove non c'entra un cazzo, potrebbe far ridere effettivamente. Cioè, poi io ho questa comicità, a me mi fa ridere quando una cosa non c'entra niente, a me mi fa ridere. No, guarda, quindi... non è vero che non c'entra niente. Sì, perché lo fa sempre. No, ma no, lui, ma certo, lo fa sempre. Lo fa in rallenti quando lo sta fa in sempre aria. In rallenti mentre salta. Io vorrei capire, in rallenti mentre salta, perché è il momento giusto per dire mamma mia. No, ma guarda, cioè, su quella sulla cosa che lo dice troppo, cosa, io so pure perché lo fanno nei giochi. Ma secondo me, fanno ma lo giochi. Può dire pure 10 volte se azzeccano la situazione in cui va detto. Sì, ma questo lo fanno nei giochi perché gliel'hanno messo i giapponesi. Se siete che in Giappone vede Super Mario che salta a rallenti, fa dire mamma mia, fa un sacco ride. Lo fanno i giochi quando salta e dice vabbè, mamma mia. No, a me non mi a fa te, ma sì, ma a te ho soprattutto, capito, in maggior capito, ragione non fa ridere perché sei italiano. E quanta ma ci sta pure gente a me sto giapponese c'è in chat? Nessuno, perfetto, quindi non fa ridere, mamma mia. Ah, gli italiani non fa ridere, ma io sono d'accordo. Non fa ridere, ok, non fa ridere. Quindi se andate a vedere il film sappiate che non ve farà ridere. No, ti fa ridere forse la prima volta, ti strappa un sorriso, la quarta dici ma avete rotto il cazzo questo stereotipo degli italiani. Ma lo direte perché siete italiani. Ahí ci sta. È inevitabile che sia così. Perché lo è da italiano, dopo un po' senti la perculata in termini di stereotipo, però perché sei italiano. Se invece tu, ma secondo me già se tu lo ascolti il film in lingua originale, lo accusi di meno, perché non senti sempre la lingua italiana e poi lo stereotipo acuto in italiano forzato. Già lo percepisci di meno, però tu da italiano senti mamma mia, dice calla pizza, pizza, mandolino, spaghetti e coppola, e quindi te farò del porculo, ma perché sei italiano. Così quando tu vedi nella serie del pinguino, lui che fa? Così. Non, nessun italiano fa così. Però è lo stereotipo dell'Italia e tu lo percepisci da italiano. Ma quella, e te farò del culo. Quella, ci sta. Sì, vabbè, ma quella è una... quella lì non è fatto per far ridere. Perché? È mamma mia. No, questo qua. No, è il concetto alla base che a te stucca lo stereotipo. Questo qua è a per te... farti capire che lui è italiano. Ma dopo un po' tu da italiano lo percepisci come un qualcosa di assolutamente ridondante e poco carino. Ma perché se lo fa una volta ti va bene. Vedremo quante volte lo fa il pinguino. Capirà, la serie americana. No, voglio vedere quante volte fa questa cosa. Ma non solo, non il gesto singolo. Quando fa questa ripetizione di cosa? Dell'esasperare cose che secondo loro sono italiane. Cioè, quindi che ne so... per esempio che se magna gli spaghetti, che fa vabbè, le facce strane, il discorso è vabbè, ma questo tutto ciò perché... che riguarda lo stereotipo culturale dell'Italia, no. Perché anche in Super Mario c'è il padre che parla palesemente in italiano, sì. Loro che però il padre esatto, allora quante volte li ma vedi quello non dà fastidio. Dà fastidio perché lo vedi una volta sola. No, tu me li stai a sommare perché ti ho detto quante volte farà questo. Lui ha detto, tu mi hai detto mica solo allora, quando farà la somma di tutto. No, perché tu su Super Mario non stai a fare la somma. Tu su Super Mario stai a parlare solo di mamma mia. Ci sono altre cose che rimandano all'italiano, ma tu stai a parlare solo di mamma mia. Quindi questo qua, vediamo quante volte lo fa. No tutte le cose, perché a Super Mario non stai a parlare di tutte le cose, stai a parlare solo di mamma mia. Ok? Vabbè, quando ci sarà la serie vedremo se non c'ho ragione. Comunque io... Oh raga, io sono andato al cinema. No, è che è un americano che lo doppia in italiano. Sono uscito soddisfatto, sinceramente, perché ma non ho visto con occhio critico. Ma probabilmente per carino, quello, perché se fossi entrato con occhio critico, ovviamente... Ma io non sono entrato con occhio critico, No, aspetta, io sono entrato con l'idea di sciallarmela e divertirmi. Vabbè, okay. Però dai, e il fatto è che non film è divertente. Il fatto è che non è successo. Secondo me non è un film noioso... che non è divertente, dai, è carino, non cioè, è, ti diverte. Non è abbastanza divertente per... cioè a me per la media dei film a me mi ha fatto ridere. Allora, non è abbastanza divertente per colmare l'assenza totale di interesse su tutto il resto. Cioè, il fatto che tutto il resto non è interessante ti fa concentrare tutto sul fatto, almeno mi metto a ridere. Se ti metti a ridere 10 minuti su un'ora e mezza e l'altra ora è 20... non è interessante quello che vedi, non funziona. È per questo che dico che anche nei film per i ragazzini, anche nei film con un target di un certo tipo, a dare un minimo di interesse tramite trame e caratterizzazione dei personaggi serve per riempire quello che tu stai vivendo, ok? L'esperienza al cinema. Se io l'unica cosa che mi può lasciare è un po' di divertimento e non c'è nessun altro riempitivo,
oltre alla parte tecnica, che magari a chi, magari per chi è più, diciamo, focato sul comparto tecnico, sta lì a guardare tutte le cose, guarda questa, come hanno fatto la CGI in questo momento, guarda come hanno fatto questa, magari riesce a interessarsi di più a quella cosa. Io dico bello, bello, mi piace quello che vedo, però poi, cioè, ho bisogno di qualcosa. Questo film è migliore. Qualcosa me l'hanno dato pochissimo. Questo film è migliore di, perché ce l'ho davanti, di anche tre quarti dei film della DreamWorks. E parlo anche dal punto di vista emotivo, attenzione. Perché pure non c'è niente di emotivo, quello, almeno per me, cioè io non sono rimasto commosso, sono rimasto triste. La parte di Luigi che rabbia, zero rabbia, mai, zero rabbia, cioè non c'è una volta in cui tu provi rabbia, cioè proprio... Se non provi tutte le emozioni, non ti sto dicendo che non le ho provate tutte. Ti sto dicendo che di tutte le emozioni che ti può far provare, certo che è soggettivo. Io ti sto parlando di quello che ho vissuto io. Oh, se tu hai provato rabbia, hai provato commozione, hai provato a me amore. Ha fatto ridere, ma, cioè, ma amore, ma commosso, tu, amore. A me mi è piaciuto. Cioè, nel senso, non c'è niente. Guarda, rabbia, guarda che è sottovalutato, Cioè, nel senso, ad esempio, se tu approfondisci un po' meglio la frustrazione della prima parte, cioè se tu, ad esempio, quel personaggio che hai abbozzato glielo usi per fargli degli sfregi a Mario, per cui non riesce a emergere perché è lui lo stronzo che non lo fa emergere come idraulico, tu provi magari rabbia verso di lui, dici, ma il film vuole che tu provi rabbia? Sto stronzo. E no, il film però non vuole che tu provi, capito, però che emozione vuole che provo il film? Quello che mi empatia chiedo. Con empatia con i personaggi. Secondo me con lui, Livio, tu hai provato empatia con Luigi e con la scena con Mario? Ma poi mi ha fatto ridere, debole, mi ha intrattenuto, cioè debole. È un film che scorre tranquillamente, non è un film che dici che palle, non vedo l'ora che finisca, cioè secondo me è un ottimo prodotto, ripeto, a me tante critiche sono state fatte, io non le appoggio, secondo me non è vero che i personaggi sono totalmente piatti, non è vero che non c'è una trama, secondo me. Ma no, ma la trama è una cosa molto semplice, è il gioco di Super Mario. Se ci fate caso, non ho mai parlato di trama, infatti. Non mi aspetto, cioè mi fa piacere se riescono a trovare una trama interessante. No, perché c'è magari anche chi dice, però pace. Ma se vai... con tutto il tuo esercito sulla via, sull'arcobaleno, no, e ti sfondano l'arcobaleno, è normale che tutto l'esercito... Vabbè, ma quelle sono stronzate, dai. No, io non è che faccio critiche di questo tipo. Cioè, io faccio critiche da quello che mi aspetto da un film del genere. È che sono emozioni, divertimento e caratterizzazione personale. Perché io me l'aspetto... Cioè, la caratterizzazione dei personaggi è importante anche nei film per i ragazzini, ok? Tanti cattivi della Disney te li ricordi perché sono iconici, ok? Come anche tanti protagonisti della Disney te li ricordi perché sono iconici, ma anche un'esperienza la loro visiva, caratterizzazione funziona me. Bene, cioè okay. la carrellata iniziale quando loro vanno al primo lavoro che è su Binari è piaciuta tantissimo, allora, cioè, però io sto cercando di capire cosa deve fare sto film? Cioè, cosa deve fare sto film? Perché se l'unica cosa che deve fare è farti provare i feels perché è Super Mario e te, ho visto quello lì, è Mario Kart, ho visto, c'è sta il guscio blu, fighissimo il guscio blu, hai visto, ci stanno i Koopa, quelli lì non morti, i tipi timidi, hai visto i tipi timidi? Ti ricordi? Comunque, hai visto che poi a un certo punto... ma anche quello, secondo deve me, farti, deve farti film. Anche semplicemente empatizzare un po' col personaggio di Super Mario, dici, cazzo, finalmente Mario ce l'ha fatta, è riuscita nell'impresa di vincere tutta la parte di amore fraterno, esatto, che unisce loro due. È una promozione continua per il franchise, esatto, quindi è un film mediocre, ok? Perché se il film l'unica cosa che vuole fare è ricordarti che esiste Mario e farti provare dei ricordi di altre cose che hanno il merito di averti conquistato, cioè loro ti fanno soltanto riprovare delle emozioni di cose che ti hanno conquistato perché quelle erano fatte bene, e tu le riproponi e basta, e non ti dà niente di nuovo, non ti dà niente di suo, è un prodotto mediocre. Eh sì, ma non è vera questa cosa. Bah, regà, cioè, non è che ti ha messo a schermo tutta una parte iniziale che volevate di introspezione, in cui ti fa vedere uno sconfitto dalla vita, che prova a emergere ma non ce la fa, la sua rivalsa sociale, ti mette a schermo un cazzo di personaggio super pauroso, timido, introverso, che non crede in se stesso, che alla fine per amore del fratello cerca finalmente di, in qualche modo... avere quella sorta di riscatto sociale,
E Livio, a te ti è piaciuto l'amore fraterno tra loro due? E allora basta, ha fatto il suo. Perché gli è piaciuto a Livio? No, ma tanti già ti è piaciuta quella parte. A me ha fatto ride. Poi ti devi fare ride, e lo scopo del film è farti ride. La trama ovviamente è banale, ma non mi aspettavo niente di più. Ma io non ma perché la trama? La trama mi ha intrattenuto visivamente spettacolare. Io sono uscito nettamente soddisfatto, sinceramente, dal film. Quindi gli darò 8. No, comunque scusa, no, perché m'ha sfidato il campione. Tu sfidi me. Ma caschi male. Questo film è il migliore di tre quarti di film della Dreamworks. Ti dico, sei fortunato che non l'ho visti tutti. Cominciamo dai primi. Ho tutti davanti, e Dials. Non scappi, tu non scappi. Poi diamo quanti ne hai visti. Galline in fuga, una merda. E, dove sta? Shark Tale, fa cagare. Vabbè, tutta la parte di Wallace e Gromit, la gang del bosco, giù per il tubo, mostri contro alieni, dove sta? Le cinque leggende, quello del Natale, un'altra cagata allucinante, Turbo, dove sta? Trolls, un'altra a me, Capitan Mutanda, guarda, Capitan Mutanda, una di quelle merde. E poi perché quest'arti non l'ho cattivi, ma non l'ho visti, ma sono sicuro che se mi vado non a non c'è una persona d'accordo con te, Maggi, in chat, cioè non so se vuoi continuare adesso perché mi stanno dicendo perché la verità è questa, cioè stiamo qua a fare il Judgment Day su Super Mario e tutti quanti difendono Super Mario, quando poi in realtà, cioè, è una cosa mediocre, cioè se tu lo paragoni agli altri poi scegli le cinque leggende fa cagare, ma no, manco l'ho visti sti film, quindi cioè non posso io giudicare. L'ho droppato la prima volta e poi me lo sono finito a forza. Mamma mia, cinque leggende, è brutto, vero? No, pure quel. Ma sai quanti ce ne stanno della DreamWorks? Su Galline in fuga, secondo quindi, me, è carino. Quindi, non è... cioè, nel senso, io, per esempio, per me, questo è un film proprio da 6. Cioè, film. Allora, gli dai 6 perché è sufficiente dal punto di vista. Bellissimo. Cinque leggende, meglio Super Mario. Perché è molto bello tecnicamente. Ci vuole coraggio, eh? Molto bello tecnicamente. La sostanza, praticamente. No, non Fubando è carino, certo. Ti fa ricordare delle cose. 6. È un film che ha scopi, deve piacere ai bambini, deve piacere ai bambini, magari per farli innamorare del franchise che domani giocheranno i giochi. Cioè, è un film a hardcore per quanto riguarda i grandi. Questa cosa per me è assurda, cioè dire che è meglio questo di D&D per me è proprio, cioè, ah sì. No, D&D. Cioè veramente, la completa proprio l'opposto della mia idea del mondo. Ma perché di una cosa sei fanboy dell'altra? Ma, no, ma cosa dici? Ma io ho giocato D&D, è un bel film, mi è piaciuto, gli ho dato 7,5. A me è piaciuto molto D&D. Ma tu perché parli da fan? Tu perché sei fan? Tu giochi a D&D? Io sono fan di tutte e due. Non mi ha giocato a cosa? Hai giocato a Super Mario? Non mi ha giocato a cosa? Ma che cazzo stai a dire? Non ho mai giocato. A Super Mario, il primo, quello che la gente in chat manca era nata, l'ho squagliato. Cioè, c'avevo due giochi nel Game Boy, giocavo solo a quello. E poi ho giocato. Ho giocato praticamente tutti i giochi. E Galaxy, tutti i party ci giocavamo 3 volte a settimana con Claudio, Emo, Marcello, Mario Kart, ho giocato a tutti i Mario Kart migliaia di ore. Cioè io penso di aver giocato di più ai vari Mario Judgment che sulle cinque leggende, quanto mi pare, un film orribile. E quindi io sono fan della saga di Mario, mi piacciono tutti i giochi praticamente che escono di Mario. Il film non mi piace. Hai giocato a Mario 64? Super Mario 64, sì. Hai giocato? È quello quando è Super Mario 64, mi sa che è la prima volta che diventa il tizio che con la coda che vola? No. Qual è la prima volta? Quello che entra nei quadri. Come si chiama? Ah, no, quello dei quadri non ci ho giocato. No. Non si chiama Super Mario 64. È il primo Super Mario in 3D. E qual è? Come si chiama quello in cui c'è per la prima volta il... come si chiama? Furetto. C'è anche quello in cui... non mi ricordo, i nomi li confondo. È Super Mario Bros. Ok. Per esempio io che ho giocato a Luigi's Mansion, la prima parte è proprio una citazione a Luigi's Mansion, non l'hanno approfondito. Allora va bene, ok, va bene, cioè le citazioni abbiamo volte tutte. Ad esempio, ma pure nei titoli di coda c'è sta la musichetta di quando c'è il livello sott'acqua. Carino, figo.
ok, mi piace. Cioè, non è che non mi piacciono le citazioni, non mi riportano alla mente i giochi. Ma poi comparto sonoro, però, secondo me, molto. Però il fatto è che da una parte c'è un prodotto che punta soltanto a riportarti alle cose che ti sono piaciute in passato. Ma non, e non di è suo questo. Non aggiunge niente. Non d'accordo. Dall'altra invece c'è un prodotto che ti dà una cosa sua, ok? Ha un'identità sua forte. Cioè, il film D&D ha un'identità sua, ok? E piace infatti anche a tutti quelli che non hanno mai giocato a D&D, perché è un film con una sua identità che poi in più ti dà anche dei ricordi di cose che ti piacciono. È proprio superiore, cioè proprio ci sono due cose molto simili, ma proprio uno è superiore all'altro. No, vabbè, sono anche un po' target diversi. Vabbè, ma a me sono piaciuti tutte e due. Ma secondo sì. me, cioè, se dovessi scegliere, cioè, anche dal punto di vista tecnico, musica, eccetera, Super Mario è superiore. Cioè. No, ma poi ripeto, cioè, qual è l'intento? Il target è diverso. Cioè. Ma no, ma non solo, ma cioè, alla fine tu sei... Diciamo, ma guardi, se è superiore tecnicamente, io ci sto. Ma il fatto però è che poi c'è tutto il resto del film. Io, no, magari so io che do maggior peso al comparto tecnico. No, perché l'altra volta tu mi hai detto che le cose importanti so, cioè tu dici sempre che no, io gli do peso, ma la cosa più importante è comunque la trama. Ah, no, allora, la cosa più importante dal mio punto di vista, sì. E allora? Però qua siamo su due target diversi. Grazie, Giacomo. Bella, Giacomo. Ciao, Gian. Su due cose col target. Grazie. E su due cose col target uguale sono d'accordo. Cioè, la cosa che valuto di più è la trama. Su due target diversi diventa già più complesso fare un paragone sulla trama. Il comparto tecnico, quello ma è. Io, cioè... ma proprio dal punto di vista, cioè, lascia perdere la trama nello specifico. Ma è proprio una questione di goduria del film. Vabbè, cioè, cazzo, tutte e due vanno tranquilli. Ma cioè guarda, tutte e due volano. D&D dura 45 minuti in più di Super Mario. No, lo so, ma no, cioè, non so se altri 45 minuti di Super Mario. Io me ne andavo. Forse non ci siamo capiti che a me sono piaciuti molto tutte e due. Cioè, a me D&D mi è piaciuto tanto. Io davo 7 e mezzo, io ho dato un voto in più a Super Mario, un mezzo voto in più a Super Mario. Ah no, per me non è. Cioè, per me per me c'hanno un voto e mezzo due di differenza. Ma ci hanno detto Mario, secondo me è 6, cioè più di 6 non gli puoi dare. Ma quanto hai dato invece a coso? 8. No, la Super Mario fa il suo. È uno di quei film che ha l'intento di far avvicinare i giovani al franchise. Alle scene comiche e farite. È a Mark Corden nei confronti delle persone grandi che hanno giocato il gioco. Non c'entra niente con quello che hai detto prima. No, su tutte, vi faccio tutta una serie di... detto che ha come obiettivo il fatto di avvicinare i giovani al franchise. A scene a Mark Corden. Uno e no. I giovani che ne sanno. No. Ha come obiettivo quello di fare. Ed è una variabile. Ha come obiettivo scene a Mark Corden, perché anche il grande lo va a vedere. E vuole intrattenere e far ride con le battute. Lo fa. Ha tutta una parte introspezione fin di Super Mario, dove ti caratterizza finalmente chi è Super Mario, da dove arriva la famiglia. Ma cosa carino. Caratterizza? È super. Ma cosa caratterizza? Ma quello. Guarda, quello no, è il corrispettivo del. E comunque sia, preferisco Spider-Man. Ogni volta che fanno un reboot di Spider-Man, che la prima che succede muore. Gli muore zio. Cioè, quella è la cosa dei Superman. Ogni volta quando inizia la cosa di Superman, la prima cosa che succede è loro fanno gli idraulici e poi finiscono nel tubo. Cioè, è sempre la stessa cosa. Non è che in chat a voi è piaciuto. Non sono per niente d'accordo, perché invece questa volta. Grazie, faccia! Bella. Ciao, faccia. Non è vero, perché questa volta ti ha fatto vedere proprio a schermo. Ha fatto proprio a vedere a schermo le speranze di un uomo che vengono infrante dal fatto che non riesce a sfondare. Ti fa vedere comunque che è l'unico su cui può contare è il fratello che è un cacasotto, che lo vede lui come. Diciamo l'unica fonte, amore, l'unico faro, l'unica luce in una vita grama. Ti fa vedere che comunque gli altri non lo considerano. Ma che c'entrano i giochi? Che c'entrano i giochi? No, questa è tutta parte del film, io sto parlando, no? Dei giochi, cioè nel senso, appunto, ti fa vedere un personaggio fallibile che poi alla fine ha la sua sorta di riscatto. In più ti mette a schermo tutta una parte di amore fraterno e magari tante persone che hanno un fratello piccolo che sono andati a vedere. Guarda il film con i fratelli piccoli, secondo me ci sono anche un po' rivisti in questa cosa dei fratelli che facciamo le cose insieme, abbattiamo il cattivo insieme, cioè nel senso è un film che ha quello come intento. In più strizza anche l'occhio ai giovani, cioè ovviamente ai grandi, diciamo, perché se tu sei grande e sei in quarantena e te lo vai a vedere, soprattutto se sei fan dell'opera,
lo guardi e ne esci soddisfatto. Certo, non è che sei andato a vedere Schindler's List. Io sono fan. Tu sei della saga e non sono uscito soddisfatto. Vediamo in che punto sei della gaussiana. Poi, quando andremo a fare su 10.000 persone che l'hanno visto, vediamo tu in che punto stai. Infatti, vedremo poi i voti che danno a sto film. Vedremo il mondo come ha percepito il film. Vediamo quanto hanno percepito bene o male. Quanto pare piaceva a tutti. Vediamo se piaceva a tutti. Vediamo. No, io questo non lo so. Adesso ancora nelle sale. Ma sì, ma 7 e mezzo. Dai, è un bel film. Ma nel senso, io poi sono andato a vederlo con tutta gente grande. Cioè, quando noi facciamo le anteprime stampa, non c'è Giulia, gente. Giulia, gli è piaciuto. Io ho 5 stelle, ha fatto una recensione in papiro di 20 pagine. Gli è piaciuto? Un botto. Bellissimo. Brava, però a lei gli piace un po' troppa roba per i gusti miei. Però nel senso che comunque, cioè, io per quella che è stata la mia piccola esperienza vi posso dire che è piaciuto a chiunque abbia un cuore. No, ma no, a prescindere, cioè io la vado a vedere. L'ha devastato. La critica, chi sono? Chi è questa critica? Vedremo. Io sono la maledizione. Io conosco i critici. Io vado a vedere i film con gente che lavora per Best Movie, Movie Player, Lega Nerd, Il Messaggero, La Repubblica. Ci abbiamo il foglio che noi la critica, quella che tu dici la critica lo ha devastato. A noi ci viene dato alle anteprime stampa un foglio nel quale dobbiamo mettere da 1 a 5 stelle, puoi anche non compilarlo il foglio, però tendenzialmente i critici lo fanno, in cui tu dai la compilazione 1 a 5 stelle e se vuoi lasci un commentino in base sotto al film, un foglio bianco tranquillamente, una volta ve lo porto dalle anteprime per farvi la critica, vi ergete cose che non sapete e vi posso garantire che quelle 10 persone, perché poi me ne sono nata una certa, quindi quelle 10 persone che stanno lì, la media era sul 4, 4 su 5, 3 e mezzo, 4 su 5, è piaciuto a tutti. E io vado a vedere i film con gente grande, cioè io e molte volte nelle sale sono uno dei più giovani, per farvi capire come funzionano. E le anteprime stampa chi le va a vedere? Nessuno ha detto è una merda. C'è chi ha detto ni, c'è vabbè, chi ha detto è sbagliato dire una merda. Sono molti più quelli che hanno detto bello rispetto a quelli che hanno detto ma lì avevano ragione Melter. Fichissimo. Cosa? La critica ha devastato pure episodio 1, 2 e 3, meglio. Lì avevano ragione, bravi. Brava la critica. Avevo 10 anni, quindi non posso neanche contestare questa cosa, perché che cazzo ne so. Comunque, no, è che non è flexino. È che se voi mi scrivete la critica lo ha devastato. Non ci credo, non ci credo che la critica ha devastato episodio 3, non ci credo mai. Cioè, ci posso credere con episodio 1. Anzi, è molto probabile sia successo. L'uno è proprio brutto. Vabbè, no, brutto non è vero. Cioè, gli sgusci due coglioni. Porco due, 20 minuti di combattimento del cazzo a tirare sta roba. Ma vai a cagare, va. Ma guarda, mi dici rivediti episodio 1 Super Mario, mi rivedo 27 volte Super Mario. Sì. Episodio 1 di Star Wars è veramente due coglioni. Poi c'è la parte finale di episodio 1 è bellissima. Il 3 a me bellissima. Piace. Cioè, la parte finale, uno... sono 2 ore di film. La parte finale, sai, di 5 minuti. Parte finale. Ma senti, scusa, ma tu, ma le parti fighe di sto film, cioè, non mi sei riuscito a tirare fuori tutto qua. È godibile dall'inizio tutto alla qua, fine. Perfetto. Cioè, sì, non ci sono momenti in cui dici che palle. Vabbè. No, non ci sono momenti in cui dici tipo che palle. Tipo quando hai detto che palle. Verso la fine della gag del cane ho detto, Dio, voglio andare a casa. Ma non è vero. Non ti ho sentito dire, oh, bene. Vabbè, ma non è che lo dico, cioè sto lì, lo penso, cioè che faccio, ti vengo a dire oh guarda che merda sto film, anche perché poi a te non ti dico niente perché so che devo finire a fare live, non ti voglio influenzare, al massimo parlo con Elena. Vabbè, c'è una sola, cioè la vabbè, comunque sia lo scontro di episodio 1 è uno degli scontri più belli che hanno fatto in generale. In generale di Star Wars. Vabbè sì, è difficile paragonare gli scontri di Star Wars o quelli fuori da Star Wars, okay. Cioè come li giudichi. Però al di là di Star Wars secondo me è uno dei migliori scontri quello di episodio 1. Poi sì, anche lì cioè, per dire, pensa, che ne so. Se Asso dice tutta la vita Super Mario episodio 1 di Star Wars vuol dire stiamo proprio alla frutta. Se lo dice Asso
Ma adesso sta a fare il fanboy di Super Mario. Beh, vabbè, ok, ma è super fanboy di Star Wars. Però cioè, se tu mi dici che la critica ha devastato Episodio 3, la critica non ha capito un cazzo. Ah, e secondo me è il più carino. E secondo me se glielo vai, se lo vai, che adesso fanno tutti gli ignorri. Episodio 1 è la merda. Fanno tutti finta di niente. No, vabbè, ok, ok. E Asso è anche un fan della prima ora di Star Wars. E come tutti i fan della prima ora di Star Wars, Episodio 1 è una merda. Vabbè, ma è tutti i fan più debole, di episodio 1 di Star Wars, tutti i fan tra della prima ora di Star Wars, è oggettivamente episodio 1 è più debole. Ah, ma io sono d'accordo, cioè che sia il meno bello dei 6 sono d'accordo. Però è una merda, e lo sai perché è una merda? Tutti dicono è una merda per Jar Jar Binks. Cioè, sì, a me non sì, me ne frega un cazzo, ma no, no, capito, ti parlo di episodi, i tizi i fan della prima ora di Star Wars odiano episodio 1 8, uno dei più belli. Io sono d'accordo, episodio 8 è bello. E vedi, quindi. No, io sono d'accordo. Cioè, vabbè, video, a me di episodio Jar Jar 9 Binks è non me ne frega un cazzo, però il più brutto il primo film l'ho notato proprio Star noioso. Wars. George Binks. Avete qualcosa di controverso sull'Otra? Sì, lui non ci capisce un cazzo di L'Otra. Io? Sì. Soltanto capito. Che non è abbastanza coraggioso da dirlo in pubblico. Ma io l'ho visto, però. No, Livio fa il. A me non piace molto il genere, però riconosco. No, riconosco il valore dell'opera contro questa forza. Se non la conosce, di che parla? No, l'ho visto. Tutti e tre. Io l'ho visto tutti e tre, c'ho pure in cassetta, però non me li ricordo. Ok. Ma My Movies sono voti del pubblico o della critica? Sul sito? Non so. Perché su Super Mario ci sono voti molto diversi. Tipo My Movies sono da 3,2. Su 5. Raga, quello riconosco che è una cosa mia. Ma... No, aspetta, perché 3,2 su 5 è 6. 6 e mezzo. Adesso andiamo a vedere quelli okay, che cioè 7 e mezzo, 8 è 4 su 5. Sono misti critica e pubblico. Ah, sono misti. Andiamo da quelli che conosco io, va. Vai. My Movies non li conosci, immagino. Non personalmente. Non so, amici tuoi. No. No, ma Rotten Tomatoes non mi fido. Mi dispiace, non so che cosa ha detto Rotten Tomatoes, ma non... No, sono d'accordo, Rotten Tomatoes... Cioè, Rotten Tomatoes vive raga, un po' del... Hanno dato 5 stelle a... Coso? A No Way Home. Quindi ah, no, infatti, no, è terribile. Cioè, nel senso, No Way Home è da una stella, quindi... Vabbè, quindi che facciamo? La critica quando ti dai i voti negativi che interessano? No, perché te, secondo me bene, Rotten Tomatoes non è critica, cioè, non lo so. Cioè, è... Esatto, cioè, è soltanto il pubblico. Quindi allora facciamo che facciamo? Che No Way Home è un capolavoro? No, quindi vuol dire che tu la critica la prendi sempre in tutti i casi, sia quando non ti piace il voto che dà, sia quando ti piace il voto che dà. Io la critica non la prendo in considerazione. Perché non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, però l'avete messa in mezzo voi. No, io ho risposto a uno, ho detto la critica l'ha demolito. L'avete messo in mezzo voi e quindi sono andato a cercare. E io sto guardando i miei amici di Best Movie da regia 3 stelle su 5. Sceneggiatura 3 e mezzo su 5, interpretazione 3, fotografia 3, colonna sonora 4, montaggio 4 e mezzo. Vedi? Nel senso quei qual è la media? 3,2 raga, non è 7,5-8. Cioè, nel senso... No, lui ha risposto, la critica lo e sta... E te dico, sceneggiatura 3,5 su 5, secondo me, proprio manica larghissima, però... Ma la critica, non cioè, io rispondo a chi mi ha detto la critica lo sta demolendo, non mi pare. Adesso vado a controllare quelli che conosco personalmente su Movie Player, vediamo che dicono. Ma sono d'accordo, chi se ne frega? Io sono d'accordo, a me non me frega niente, cioè io ho dato la mia opinione, adesso stiamo vedendo l'opinione che ha la gente in generale. La mia opinione gente l'ho data. Che non ha un cuore. Mm. No, ma io, cioè, io ecco, io in questo film tu mi c'hai potrete visto dire il cuore. Io ci ho visto il cuore in ma veramente film. Guarda, non posso essere più in disaccordo, cioè io proprio di cuore non ci ho visto niente. No, questa è un'idea mia, per carità, cioè proprio questo, cuore questo è in assolutamente film. Contestabile, però io ci ho visto un amore dietro. Zero. Invece secondo cioè, me è gente tutta che, a cui Super Mario gli piace, cioè io non lo so, io ma no, cioè, Movie Player No Way Home non c'è cuore. Movie Player da 3,5, Movie Player da 3,5 su 5. Adesso controllo gli ultimi che conosco. Vabbè, dai, è tardi. Ale.
E comunque sia. Quindi non è vero che la critica lo sta demolendo. Non è un film mediocre. Mi dispiace. Mi danno tutti. Vabbè, bello i critici. Una curiosità, Livio, ma Star Wars tu lo odiavi già da prima che ti rompessero le palle gli altri. Cioè, dalla prima volta che lo hai visto, poco. No, allora, io Star Wars sinceramente non l'avevo visto, ok? E quindi in realtà ma i critici danno da 6 e 7, cioè questo è il voto della critica, 6 e 7, ma ci sta. Mi era indifferente, poi ho conosciuto persone come Meriador che mi hanno rotto i coglioni. Vabbè, è un po' la stessa odiare. Cosa di Maggi con la Roma, Livio lo fa con Star Wars, esatto, c'hanno sì. Questi traumi i Borelli sì, che sì, non riescono a superare. Cioè a io me, non esco di casa, me, eh. Giorno... A me della Roma squadra non me ne frega anche. Sinceramente, a me mi stanno cazzi romanisti che è diverso. Cioè. Sarei curioso di sentire i pareri di Giulia. Magari ne parleremo. Se vuoi dire, in Maradona, tanto dai, magari. Va bene, ragazzi, vediamo stasera. Stasera, Judgment Day numero 2 di giornata. Stasera sarà quello, Maggi contro quello tosto. Il Pippega TV. Eh? Sei pronto, Maggi? Che ne pensi? Capirai. Direi bravo ragazzo il Pippega, per carità, bravo. Stasera con la resa dei conti di Gotham. sta arrivando il Pippega. Ha detto che ti salve perché non può stare qua dal vivo. Ma chi? Ti deve insultare in differito. Ah beh, mi sto cagando sotto. Bene, dai. Stasera. Bella, raga. Bella, raga, dopo. Ciao.